Buongiorno a tutte e a tutti, colleghe e colleghi. Cominciamo il nostro Consiglio regionale. Diamo per approvato il processo verbale della scorsa seduta del 21 giugno 2022. Hanno chiesto congedo i colleghi De Palma e Piemontese. Sono stati assegnati alle commissioni i seguenti provvedimenti di cui darà lettura il collega Cristian Casili. State assegnando, assegnato alla prima commissione, disegno di legge. Ecco. È stata assegnata alla prima commissione disegno di legge numero 91 del 26/2022, riconoscimento di debiti fuori bilancio, disegno di legge 92 del 26/2022, sempre riconoscimento di debiti fuori bilancio, disegno di legge numero 93 del 27/6/2022, disegno di legge numero 94 del 27/6/2022 e deliberazione dell'ufficio di presidenza numero 118 del 27/06/2022. In terza commissione la proposta di legge a firma del consigliere Tutolo, modifiche alla legge regionale numero 14 marzo, del 14 marzo 2016 numero 3, reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva, richiesta parere deliberazione della giunta regionale numero 876 del 26/2022, approvazione schema di regolamento, modifica regolamenti regionali del 31 marzo 2020. Interrogazione presentata dal collega Zullo, deliberazione della giunta regionale numero 869 del 15 giugno 2022 recante ad oggetto approvazione indicazioni operative in materia di gestione del personale di aziende ed enti del SSR. Passiamo all'ordine del giorno. Oggi faremo una full immersion nelle mozioni e andando ad oltranza, insomma fino a che riusciremo a trattarle, abbiamo convenuto in conferenza dei capigruppo che sulle mozioni, proprio per trattarne il maggior numero possibile, utilizzeremo un tempo limitato, quindi ciascuno non interverrà per più di 5 minuti, in maniera tale da assolvere, diciamo, al risultato che abbiamo auspicato. Poi domani continueremo, se residueranno mozioni, tratteremo le mozioni, diversamente faremo le interrogazioni. Il consiglio prossimo sarà sulle leggi e sarà il 26 di luglio e ovviamente tratteremo tutte le leggi che sono pronte per essere discusse, già licenziate dalle relative commissioni. E il 12 di luglio, il prossimo ovviamente dopo il consiglio già previsto del 12 di luglio, il 12 di luglio ha confermato la sua presenza la ministra Lamorgese e quindi noi avremo in quest'aula il Consiglio regionale alla presenza della ministra di tutte le autorità del luogo di Foggia. Sarà sullo sviluppo della capitanata e abbiamo invitato, anzi stiamo invitando in queste ore, abbiamo fatto un save the date, ma stiamo facendo partire l'invito in queste ore per i sindaci di tutta la capitanata, il presidente della provincia, il procuratore generale Vaccaro, il prefetto, insieme al prefetto, il questore ovviamente, insieme al prefetto e al questore di Bari e al procuratore della DDA di Bari, che come sapete è responsabile per tutto il territorio regionale. Sarà con noi anche il rettore dell'università della Capitanata, dell'Università di Foggia.
Anche per quella data abbiamo previsto che intervengano i capigruppo o un loro delegato, ma per 3 minuti, in maniera tale da consentire poi le conclusioni dei lavori alla Ministra in un tempo utile. L'attività di oggi si concentra sul fatto che molte mozioni hanno carattere ovviamente di urgenza, per cui se, colleghi, se vi prego di essere presenti fino alla fine è proprio per questa ragione, per consentire la trattazione di temi che sono molto importanti, alcuni dei quali riguardano proprio la cura e il sostegno dei pazienti, delle loro famiglie, il danno causato dai tanti roghi che in queste settimane hanno ferito i nostri territori, la mozione sulla fibromialgia e tutte quelle patologie non ancora riconosciute tra i livelli essenziali di assistenza, eppure fortemente debilitanti. Insomma, si tratta di materie che per l'impegno che ci hanno messo, che ci avete messo ciascuno di voi, sono importanti veramente da trattare. Voglio poi fare solo 2 considerazioni. La prima è il cordoglio per le vittime di Marmolada. Ecco, a tutte quelle famiglie che in queste ore vivono un incubo che mai avrebbero immaginato di dover attraversare, va il nostro cordoglio, il nostro abbraccio, la nostra vicinanza. E ovviamente però questa situazione non deve solo addolorarci, ma anche farci riflettere sul presente e sul futuro del nostro pianeta, per fare tutto quello che è il nostro potere di fare, davvero, perché i cambiamenti climatici non abbiano quella accelerazione alla quale sembrano costretti. Ecco, mi sembra doveroso lanciare un appello insieme al cordoglio proprio su questo tema. E ora passiamo subito alla trattazione delle mozioni. La prima all'ordine del giorno è la mozione di Paolo Pagliaro, del collega Pagliaro, potenziamento dell'aeroporto del Salento. Prego, Presidente Pagliaro. Grazie Presidente. Con questa mozione andiamo a toccare uno dei tasti più dolenti dei trasporti del Salento, è quello dell'aeroporto di Brindisi. Questa mozione l'abbiamo presentata ad aprile dello scorso anno, la situazione da allora non è cambiata, anzi è peggiorata. Però qui voglio aprire, Presidente, una parentesi sull'enorme ritardo con cui approdano in aula gli atti presentati dai singoli consiglieri. È un ritardo che svilisce e alcune volte vanifica un lavoro, un impegno forte che c'è da parte di noi consiglieri, che ci facciamo carico delle questioni, dei problemi che emergono nei territori e proviamo così con queste mozioni a trovare delle soluzioni. Ci sono problemi che, ritornando sull'aeroporto, che ho evidenziato più volte e ho ripetuto di recente anche al Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile. Abbiamo così avviato un confronto con il Presidente e questo confronto ci porterà a compiere un sopralluogo in aeroporto nei prossimi giorni per verificare di persona tutto ciò che non va e che deve essere migliorato. Quindi, a tal proposito, ritiro questa mozione e la ripresenterò non appena avremo svolto questo sopralluogo. Nei prossimi giorni ripresenteremo una mozione più aggiornata, perché insomma è passato più di un anno e penso sia opportuno fare questo tipo di azione. Grazie Presidente. Grazie a lei Presidente Pagliaro. Passiamo alla mozione numero 2, Paride Mazzotta, Stefano La Catena, Gatta, De Palma, ristori e aiuti per il comparto agricolo. Chi relaziona? Paride. Collega Mazzotta, prego. Presidente, solo è noto l'assenza dell'assessore, quindi non so se possiamo discuterla lo stesso o la rimandiamo. La ringrazio perché il collega Pentassuglia mi aveva chiamato per dirmi che siccome deve ricevere il ministro dell'Albania si sarebbe preso una mezz'oretta di tempo dopo le 12 per incontrarlo, tuttavia evidentemente non ha fatto ancora in tempo a finire, quindi non appena arriva il collega Pentassuglia richiamiamo la mozione. Grazie Presidente. No, grazie a lei.
E la terza è sempre degli stessi autori, iniziativa per la cura e il sostegno dei pazienti colpiti da sclerosi laterale amiotrofica e delle relative famiglie. L'assessore Palese è presente, prego. Grazie Presidente. Chiaramente qui, Presidente, parliamo di SLA, quindi una malattia neurodegenerativa in età adulta e quindi secondo i dati Eurals aggiornati a febbraio del 2020, in Puglia sono stimate oltre 409 persone che sono affette da questa malattia, a cui ogni anno purtroppo si aggiungono altre. Siamo tutti a conoscenza che per quanto riguarda la SLA colpisce diciamo, la persona, ma colpisce l'intera famiglia, la serenità dell'intera famiglia, quindi i caregiver familiari in questo caso assumono diciamo, un ruolo fondamentale per il malato. Ed è per questo che chiediamo alla Giunta regionale oggi di tutelare la figura del caregiver sotto il profilo economico e lavorativo e quindi chiediamo di promuovere la creazione di una rete assistenziale regionale potenziata che possa prendere in carico un paziente affetto da SLA rispondendo in modo efficace ai bisogni di cura e di assistenza a quello dei suoi familiari. Ciò anche istituendo un apposito fondo regionale per garantire la continuità dell'assistenza domiciliare. Quindi sono certo che anche l'assessore, la giunta regionale sarà attenta a questo importante tema che la SLA e i caregiver per le loro famiglie, insomma, che già purtroppo vivono questo dramma, quindi cerchiamo noi almeno a livello istituzionale di essere vicini attraverso un'azione concreta. Grazie. Grazie Presidente. Assessore vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, no. Prego, Assessore. Sì, grazie, c'è Presidente. La mozione ci è presentata dai consiglieri regionali di cui lei ha fatto riferimento e primo firmatario, consigliere Presidente Mazzotta. È di grande c'è interesse e di grandissima attualità. Io non ho difficoltà a esprimere e c'è apprezzamento, però per quello che riguarda diciamo, il merito e la formulazione, io esprimo parere favorevole condizionato ad alcune riformulazioni della stessa, alcune che riguardano c'è la premessa e altre c'è invece di forma che riguardano c'è gli impegni della stessa. Quindi io avrei bisogno di confrontarmi con il relatore, cioè se vengono accettate le riformulazioni, diciamo non c'è alcun problema nell'esprimere parere favorevole e chiaramente penso che potesse essere approvata tranquillamente all'unanimità. Altrimenti si può votare o per parti o si può votare anche rispetto alla situazione degli impegni. Quindi c'è necessità, Presidente, di un confronto brevissimo con il relatore per vedere le riformulazioni che, ripeto, per gli impegni sono di pochissimo conto, perché il punto 6, 7, 8, 9 e 10 non ci sono alcun problema, c'è sul punto 1, 2 va sugli impegni, che diciamo è la parte poi più importante, all'inizio del periodo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, a valutare l'opportunità di solo al punto 1 e 2, il resto rimane tutto uguale. Impegna il Presidente e la Giunta regionale a valutare l'opportunità di adottare iniziative per sostenere e a valutare l'opportunità di adottare iniziative per collocare, il resto tutto uguale. Punto 1 e 2. E consigliere Mazzotta non si sente. Sono prenotato però. Ok, allora quando finisce l'assessore Palese? Sì, ha terminato credo. Ah, ok. Sì, è chiaro che la sostituzione che chiede di fare l'assessore in merito al punto 1 e 2 o comunque l'integrazione della parola a valutare chiaramente cambia il senso dell'intera mozione, perché un conto è la mozione che impegna la Giunta ad adottare, un conto è la mozione che impegna la Giunta a valutare. Sono completamente diverse come impostazione. Sì, mi permetto di fare un'interlocuzione. Anche voi adottate nel resto a valutare, a valutare, a valutare.
diciamo, era solamente da questo punto di vista, cioè, ma se diciamo, non viene accettata la riformulazione per mettere in ordine a valutare, io non ho nulla in contrario, cioè, però volevo cioè, che fosse uniformato. Diverso c'è invece quello che in premessa noi siamo per la linea, nonostante la dotazione dei fondi e i caregiver, c'è cioè, questa parte invece siccome di censura rispetto all'attività della giunta regionale, noi siamo di parere contrario. Quindi. Allora. Allora, consigliere Mazzotta, l'assessore Palese propone alcune modifiche della mozione. Volete vedervi 2 minuti in maniera tale che vedete se concordate su questa modifica, se lei le può recepire prima di votare su una mozione che in parte è recepita, come devo dire, è condivisa e in parte invece no? Cioè la mia proposta è di vedere se è possibile trovare una soluzione che con un emendamento da lei condiviso possa essere approvata sostanzialmente, perché sulla parte di impegno c'è una buona volontà da parte dell'assessore. C'è la massima. Va benissimo. E piena disponibilità, okay. A confrontarmi. Perfetto. Insomma. Allora passiamo al numero 4 e richiameremo questa subito dopo. Antonella Laricchia, impegno della Regione ad elaborare un piano strategico di ricognizione e organizzazione delle biblioteche pubbliche come luogo di promozione di un welfare culturale. Si è allontanata. Antonio Gabellone, adozione del quadro numero 5, adozione del quadro strategico regionale per la programmazione 21-27 a seguito dell'approvazione in Consiglio europeo degli strumenti del quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU. Antonio Gabellone stava qui fino ad ora. Joseph Splendido, passiamo alla 6. Richiesta integrazione comune di Vico del Gargano nel decreto 13 novembre 2020 recante criteri, procedure e modalità per la concessione e il calcolo del contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia. Ma si sono allontanati tutti insieme? ma non è di loro interesse. Paolo Pagliaro, numero 7, risorse aggiuntive, fondo asset 3, azione 6, adeguamento impianti sportivi gestiti da parrocchie ed oratori. Prego, Presidente Pagliaro. Grazie, Presidente. Questa è una mozione, anche questa, presentata ad aprile dello scorso anno. Ha un significato profondo per chi, come me, penso tutti voi, sono cresciuti misurandosi con la realtà degli oratori e delle nostre parrocchie. Oggi, in particolar modo, un'epoca in cui si sentono notizie terribili di atti di bullismo e di maleducazione. Proprio l'altro ieri c'è stato un caso molto grave nel centro storico di Lecce. Pensiamo che sia necessario, ecco, rafforzare questi presidi di contrasto alla povertà educativa con attività di doposcuola e socializzazione, con la possibilità di far svolgere attività sportive ed artistiche che offrono ai bambini, agli adolescenti e ai giovani percorsi preziosi di condivisione, di formazione e di crescita. Tornando un po' indietro con la memoria, i nostri erano campi di calcio improvvisati ma irrinunciabili per tutti noi, così come le sale parrocchiali dove abbiamo visto i primi film, abbiamo giocato al calcio barilla o a ping pong, e meritano questi luoghi cura e manutenzione giusta. E per farlo
servono ingenti risorse, ma le parrocchie senza un aiuto adeguato non riescono a far fronte. Scusami Joseph, ti dispiace? Prego, poi magari toccherà a te, so che sei in programma. A sostegno di queste attività socioeducative, la Regione prevede un contributo per il finanziamento di interventi per il potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo, l'adeguamento alle norme di sicurezza, l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali. I destinatari dell'avviso sono gli enti pubblici e privati che gestiscono oratori annessi a parrocchie o luoghi di culto, ma purtroppo diverse realtà parrocchiali e associative, pur ammesse a finanziamento, perché sono 139 soggetti soltanto che sono stati beneficiari di questi fondi, non sono rientrate in graduatorie per l'esaurimento dei fondi disponibili. Quindi si trovano in grave difficoltà perché non hanno fondi per poter ripristinare le strutture come i campetti sportivi di periferia, che sono abbandonati da lungo tempo, troppo tempo, dove bambini e ragazzi hanno estremo bisogno di spazi adeguati che li sottraggano alla strada e diano loro possibilità educative e ricreative che le famiglie non sono in grado di assicurare. Quindi chiedo con questa mia mozione di rimpinguare questi fondi, di reperire le risorse necessarie per ampliare il fondo dell'asse 3, azione 6, in modo che tutte le domande giacenti possano essere accolte ed essere finanziate. Penso che un'attenzione nei confronti degli oratori e delle parrocchie da parte della Regione Puglia sia un atto dovuto verso i nostri ragazzi, verso i nostri giovani e le nuove generazioni che hanno bisogno più che mai di essere accompagnati in una formazione culturale e civile importante. Grazie. Grazie, non ci sono altri iscritti a parlare e quindi, com'è? E l'assessore piemontese, lo dico all'assessore Leo, l'assessore piemontese oggi è in congedo perché è fuori Italia, sulla questione la competenza è sua. Non lo so, il parere del governo sulla mozione presentata appena adesso da Paolo Pagliaro, risorse aggiuntive, fondo asse 3, azione 6, adeguamento impianti sportivi, è competenza sua sotto due profili. No. E quindi votiamo, a prescindere dal parere del governo. Non credo che ci siano problemi. No? Lascia libertà il governo. Va bene, allora votiamo. Parere? Contrario. Al contrario sta ammesso. Sì. Il monitor è al contrario. Pure anche per me. Contrario. Ai tecnici, ai colleghi, sì. Può verificare per cortesia lo schermo? La votazione è chiusa. Allora, il monitor centrale, il terzo monitor non sta funzionando.
E sempre così sarà? No, no, sperando di risolverlo in giornata. Va bene. Allora, presenti 35, votanti 32, favorevoli 14, contrari 18, astenuti 3, la mozione non è approvata. Adesso passiamo... Possiamo riprendere la mozione? Sì, passiamo alla mozione già discussa ed emendata presentata da la numero 3, Paride Mazzotta, eccetera, ed altri. Sono stati concordati gli emendamenti, c'è un emendamento soppressivo per la mozione, iniziative per la cura, eccetera. Si sopprimono nella premessa le parole che vanno da nonostante la dotazione di fondi nazionali, fino alle parole le pressanti richieste delle forze di minoranza. Quindi questo è l'emendamento soppressivo che dobbiamo votare prima della mozione. La votazione è aperta. Ovviamente c'è la condivisione sia del governo dei proponenti la mozione. Noi con tutte queste cose. Allora, la votazione è chiusa. Possiamo avere l'esito? Ho l'impressione che il caldo abbia inciso anche sul nostro sistema informatico. Sì. Ah, vedi? Ed è partita una scheda, peraltro, sì. Non è escluso, si surriscaldano questi sistemi. Alzata di mano, se si potesse. E se ci dite che ci vuole molto tempo, facciamo per alzata di mano, perché tanto... No, vabbè. Il consiglio approva, quindi presenti. Allora, presenti 31, votanti 31, favorevoli 31, il consiglio approva all'unanimità. Passiamo alla mozione numero 4, è tornata la consigliera Laricchia. Prego, chiedo scusa, sì, è vero, dobbiamo votare l'intera mozione, abbiamo votato l'emendamento soppressivo. Allora, rimane il problema? Rimane il problema tecnico che faccio votare? Votiamo per alzata di mano sulla... Chi è contrario? Chi si astiene? Chi è favorevole? All'unanimità la mozione è approvata. Mozione Laricchia. Prego, consigliera Laricchia. Grazie Presidente. Perché non sta funzionando? È semplicemente la mia mozione anche si può considerare superata. Ricevuto il parere dell'assessore Brahi e quindi di fatto si sta lavorando anche in quel senso. Perfetto. Grazie. Mozione Gabellone, c'è? Sta arrivando. No. Joseph Splendido, prego. Prego, consigliere Presidente Bellomo. Se il sistema non va, attendiamo. Io voglio il voto elettronico. Io le sto dicendo, d'ora in poi, per quanto mi riguarda, siccome ci vuole unanimità, ci vuole voto elettronico. Sempre abbiamo interesse a trattarle, Presidente.
Posso, Presidente? Anza. Prego. Allora, Joseph Splendido, c'è? Prego. In realtà manca il contraddittore, che è l'assessore Pentassuglia. Sì. Mozione numero 7 lo abbiamo fatta. Mozione numero 8, Antonio Tutolo, richiesta deroga AIFA per somministrazione vaccino Vaxeria AstraZeneca, soggetti under 60 su base volontaria, superata. Ampiamente. Ampiamente. Mozione Perrini. Silenzio. Preammortamento aggiuntivo, onde consentire alle imprese beneficiarie di iniziare a pagare le rate previste dal contratto di agevolazione a far data gennaio 2023. Ce l'ha? Prego, Presidente Perrini. Prima di tutto questa è una mozione del 20 aprile 2001 e 21. Comunque ne discutiamo. Se lei ritiene che sia superata, andiamo avanti. No, non è superata, però se avete preso dei provvedimenti, io avevo chiesto di posticiparla ai pagamenti nel 2023, perché questa bisognava pagare entro dicembre 2022, avevo chiesto nell'aprile del 2021 di posticiparla. Chiedo scusa, Assessore De Linoci, penso che questa sia di sua competenza, questa mozione. E il Presidente Perrini si chiede se è già superata in virtù delle vostre azioni. Queste per quanto riguarda il premortamento aggiuntivo dell'impresa. La mozione 19. Allora, la Regione Puglia nel mese di giugno 2020, per tramite Puglia Sviluppo SPA, ha erogato i finanziamenti alle imprese pugliesi attraverso il fondo microcredito d'impresa della Regione Puglia. Il contratto di agevolazione che ogni impresa beneficiaria ha sottoscritto prevede la restituzione dell'importo erogato in 60 rate mensili ad un tasso fisso dello 0%. È in corso di regolare pagamento le prime 48 rate. Sarà riconosciuta una premialità del 20%, consiste nell'integrare a buono pari all'importo delle restanti ultime 12 rate. Il finanziamento prevede un periodo di preammortamento di 12 mesi, per cui le imprese beneficiarie dovranno iniziare a pagare la prima rata a far tempo dal prossimo giugno 2021. Ne parlammo già di persona. Cioè io chiedevo di rimandare tutto da gennaio 2023 in poi. Sì, sì, ah, se ha terminato, Presidente Perrini, diamo la parola all'assessore De Linoci, prego. In realtà il sistema economico di incentivazione non ci dava la possibilità per un blocco nazionale di posticipare il pagamento, ne parlammo sia con lei che con gli uffici e quindi le aziende stanno procedendo regolarmente a pagare, non c'è la possibilità di posticipo al pagamento. Viene solo dato secondo autorizzazione nazionale ed europea al posticipo. Io di questo le posso far fare una nota per iscritto dal direttore di Puglia Sviluppo che me la già diede e sarà mia cura inoltrargliela nella giornata di oggi. Prego, Presidente Perrini. Quindi che cosa faccio? Non la votiamo? Sono sufficienti, non ha senso votare. Va bene, ok. Ok, grazie. Allora, è tornato il consigliere Gabellone, adozione del quadro strategico regionale a seguito dell'approvazione in Consiglio europeo. Assessore De Linoci, penso che possa rispondere lei, non c'è l'assessore piemontese, credo che sia congiunta come competenza. Gabellone. Prego, consigliere Gabellone. È superata?
avermi dato la possibilità di intervenire, ma ormai è, diciamo, è superata, anche se su questo credo io vorrei ascoltare più che altro assessore Leo, perché assessore Leo, assessore, mi degni di un diciamo di un, del tuo pensiero per capire quali sono le volontà, perché c'è in Puglia ancora, non si è pienamente realizzata l'attuazione della 62 del 2000 e quindi c'è ancora difficoltà nella possibilità di una di stabilire anche una forma di competizione volta al positivo e a elevare il livello già buono dell'offerta formativa. Ecco, su questo volevo capire se nelle tue intenzioni e le intenzioni del governo regionale intensificare gli sforzi o prevedere delle iniziative, delle attività che in qualche modo possano migliorare le attuali performance. Prego, assessore Leo. Bellone, sì, indubbiamente la Regione Puglia è impegnata a migliorare ancora di più le performance delle offerte formative e certamente, come dire, anche il sistema privato, noi stiamo chiaramente costruendo dei percorsi importanti per il sistema di istruzione. E per noi nella prossima programmazione, soprattutto per alcune misure, la distinzione tra scuole pubbliche e scuole private paritetiche, diciamo paritarie, che hanno, diciamo, tutte quante la stessa dignità e hanno, diciamo, un servizio pubblico, e noi certamente le metteremo nelle condizioni di svolgere appieno questo servizio, come del resto hanno sempre fatto. Noi abbiamo fatto nell'ultimo periodo delle riunioni importanti, abbiamo dato assoluta garanzia e continueremo a supportare, diciamo, il sistema dell'istruzione tutto, indipendentemente, diciamo, dalle attività e dal tipo, diciamo, di struttura giuridica. Quindi condivido, diciamo, la tua mozione, sono convinto, insomma, che daremo al sistema dell'offerta formativa tutto, diciamo, ancora di più supporto e dignità. Grazie. Allora, passiamo al voto. La votazione è aperta. Sì. No? La 9. No, abbiamo fatto quella di Gabellone, la 5 adesso. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 36, votanti 36, favorevoli 36, approvata all'unanimità. Passiamo adesso alla mozione numero 10. Giacomo conserva, non c'è Pentassuglia. Rinviare. Parità scolastica. Splendido, ho già fatto. Mozione di Gabellone, collega Gabellone, gratuità e parità per l'infanzia in attuazione della legge 62 del 2000, rubricata norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. Prego, consigliere Gabellone. Il microfono, così, prego. Grazie, grazie. Qui c'è complessivamente un vulnus, perché l'attività svolta dalle scuole private paritarie non trova il conforto, il sostegno da parte di provvedimenti di ordine regionale che possano realmente creare le condizioni per la parità previste dalla legge 62 del 2000. Su questo
Beh, qui occorre un impegno politico importante e forse, credo, ritengo che questo sia il momento decisivo in relazione anche alle risorse. È vero che noi facciamo, in qualsiasi tipo di iniziativa, facciamo riferimento alle risorse provenienti dal PNRR, ma è anche vero perché sono previsti circa nella missione 4 istruzione e ricerca quasi 32 miliardi, è chiaro che è un campo largo, molto largo, però ci si può inserire in relazione al miglioramento qualitativo e all'ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione. E quindi su questo, assessore, io chiedo un impegno preciso, se naturalmente convinto e condivide l'idea che una competizione posta su basi solide e in termini di strategia regionale possa, in una realtà, quella del Mezzogiorno d'Italia, creare occasioni di qualità, occasioni migliori di approfondimento, di crescita generale, che vanno offerte ad una utenza che ha molto bisogno, così come è evidente che i soggetti impegnati in quest'ambito debbano essere sostenuti in maniera forte e decisa, senza nulla togliere e senza nulla sottrarre al pubblico, ma creando quella complementarietà e quella competizione positiva da cui il nostro territorio e soprattutto, diciamo, i cittadini pugliesi possono trarne grande beneficio. Grazie. Sto di intervenire l'assessore Leo, prego. Sì, grazie Presidente. Sì, anche qui, diciamo, il ragionamento è lo stesso. Chiaramente io qui posso dare posso dare sicuramente il mio impegno politico, perché come sappiamo tutti questo è un tema che, diciamo, la competenza è assolutamente nazionale. E sappiamo anche, il Presidente Gabellone lo sa, che l'interlocuzione con le associazioni, diciamo, di categoria del privato, noi li ascoltiamo continuamente e ogni anno diamo assolutamente il nostro contributo. E continueremo a darlo, anche qui penso che posso esprimermi positivamente e do il mio impegno massimo e importante per interloquire con il Ministero e assolutamente di costruire percorsi anche efficaci ed efficienti per quanto riguarda il PNRR. Grazie. Grazie, quindi il suo parere sulla mozione è favorevole. Perfetto, allora mettiamo al voto, non ci sono altri interventi, la votazione è aperta. Parere favorevole del Governo. Sì? Parere favorevole del consigliere, del presidente Vizzino. Lo aggiungiamo. La votazione è chiusa. Presenti 35 più 1 36. Votanti 35 più 1 36. Favorevoli 36. La mozione è approvata. Mozione numero 12, Pagliaro, centri diurni per anziani disabili a rischio chiusura, scostamento di bilancio per garantire funzionamento. Prego, Presidente Pagliaro. Eccolo qui, grazie Presidente. Intanto ai colleghi, magari erano un po' distratti quando c'è stata la votazione precedente, voglio ricordare che è stata bocciata una mozione per consentire agli oratori e alle parrocchie di avere dei fondi per poter ripristinare calcetti, campetti di periferia e così via. Voglio solo ricordarlo perché magari vi chiedo di essere magari un pochino più attenti quando trattiamo anche situazioni molto delicate sul piano sociale. Dunque, qui è un altro problema molto grave che riguarda il destino di una quarantina di centri diurni delle province di Lecce e Brindisi costretti a sospendere le attività per mancanza di fondi. Qui manca l'assessore al bilancio, non vorrei che anche su questo ci fosse una disattenzione, però c'è l'assessore
palese, quindi penso che possiamo affrontare con serenità questo punto. Sono quasi 500 i lavoratori coinvolti e più di 750 gli utenti anziani e con disabilità che non potranno più essere serviti e accolti. Per scongiurare questo stop, frutto di un impasse amministrativo burocratico creato da un cambio di regolamento disposto in corsa dalla Regione, chiedevo di agire subito, anche ricorrendo a misure d'emergenza come lo scostamento di bilancio. Per assicurare così il funzionamento dei centri sono stati stanziati specifici fondi a copertura, ma la loro mancata erogazione pone interrogativi legittimi circa l'effettiva destinazione e l'impiego di queste somme. Risulterebbe che i regolamenti 4 e 5, pur avendo la conformità economica, siano privi di copertura. Chiedo perciò che si faccia chiarezza sulla destinazione di queste risorse. Chiedo attenzione, mi rivolgo al nuovo assessore alla sanità, Rocco Palese, che si ponga attenzione per questo grave problema che ho più volte evidenziato con audizioni, mozioni ed interrogazioni. Mi spiace dover sottolineare la disattenzione che ha spinto titolari, dipendenti e utenti dei centri diurni alla disperazione, fino a costringerli a rivolgersi alla magistratura e alla Corte dei Conti. Grazie. E consigliere Conserva, forse si era prenotato per la mozione precedente, no? Sì, quindi noi adesso stiamo discutendo dell'altra, aspettiamo per quella mozione il rientro dell'assessore Pentassuglia. Sì. Assessore Palese, vuole intervenire su questa mozione? Prego. Sì, grazie Presidente. La mozione è datata 21 maggio 2021. Io penso che sia importante che il Consiglio venga ci informato nel frattempo e nelle more che cosa sia successo. È successo una cosa estremamente importante, non c'è bisogno di nessuno scostamento di bilancio, avendo il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale approvato nel bilancio di previsione del 2022, quindi un bilancio di previsione che è in vigore, un'integrazione del fondo sociosanitario, che era la parte storica, intorno a 120 milioni di euro l'anno, lo ha integrato di ben 75 milioni di euro e la Giunta regionale ha preso già atto come impegno di spesa rispetto a questa enorme integrazione che c'è stata proprio sulla parte del sociosanitario, e nel contesto di questa integrazione sono stati fatti già degli incontri, perché riguardano una parte che sicuramente sarà assegnata alle strutture che saranno prima autorizzate e che hanno i requisiti eventualmente accreditati per l'erogazione di queste prestazioni, e in particolare anche per i centri diurni, non solo salentini, veramente Presidente, per tutta la Regione. Quindi io penso che questo problema sia fortemente superato, noi parliamo di atti, di delibere, di risorse, e l'altra parte riguarda anche un aggiornamento della situazione delle tariffe. Rispetto invece al procedimento che riguarda la premessa più che l'impegno, perché con l'impegno io dovrei dire al Presidente Pagliaro che è fortemente superata, stavolta con concreti fatti e concrete risorse. Noi abbiamo fatto, perlomeno il Consiglio regionale ha fatto molto di più già con l'integrazione di 75 milioni di euro di quello che questa mozione chiede, e chiede solo per una parte del territorio regionale, solo per la parte salentina. Noi invece il Consiglio regionale ha deliberato e approvato il bilancio di previsione che prevede questa integrazione di 75 milioni di euro, e la Giunta regionale ha adottato già la delibera che consente alla parte
diciamo, gestionale che è riservata cioè ai dirigenti, quello che dovrà essere la sua attuazione in riferimento a cioè questo dato, questo aspetto. Annuncio già che se non alla prossima, in una delle prossime, ma entro sicuramente il mese di luglio, la Giunta regionale adotterà anche l'integrazione rispetto alla situazione che riguarda cioè, le tariffe con apposito cioè, provvedimento. Per quello che riguarda invece cioè, le autorizzazioni e le verifiche cioè, sull'accreditamento che c'era, c'è cioè, un arretrato, finalmente c'è uno scatto cioè, veramente forte avendo messo diciamo nelle stesse medesime condizioni di intervento, perché c'era un po' di confusione rispetto ai verificatori che sono poi le verifiche dei requisiti, che sono quelli diciamo i dipartimenti di prevenzione delle singole province che agiscono in maniera incrociata in riferimento cioè, a questo aspetto, con una circolare da parte dell'assessorato del Dipartimento della Salute, noi abbiamo uniformato cioè, le procedure per evitare duplicazioni di presentazione dei documenti, dicendo anche che in alcuni casi era sufficiente l'autocertificazione. Quindi io la ritengo cioè, superata, ma se il Presidente Pagliaro la vuole mettere ai voti, diciamo, il Consiglio approverebbe una mozione con cui invita il Governo regionale a fare meno di quello che ha fatto e lo invita a farlo per una parte parziale del territorio, che è quella anche della mia residenza, che è la parte salentina. Invece il Consiglio regionale aveva deciso per l'intero territorio e la Giunta regionale ha deciso per l'intero territorio. Quindi io mi rimetto alle decisioni, Presidente, dell'Aula, cioè, ho illustrato qual è la posizione del Governo, ma io mi rimetto alle posizioni dell'Aula. Ovviamente del re. Ci sono altri interventi? Ma il proponente non mi sembra che abbia idee diverse da quelle che ha prospettato. Ha chiesto di intervenire consigliere Pagliaro? Presidente Pagliaro, prego. L'assessore Palese forse non ha, anzi, non ha sicuramente partecipato a tutte le audizioni che ci sono state sul tema, e si verificò, si vinse in maniera molto chiara che c'era questa difformità rispetto ad altri territori della nostra regione, rispetto a questi centri diurni, proprio quei 40 che erano specificatamente identificati in più occasioni in queste nostre audizioni. Forse l'assessore Lopalco ricorderà questo tema. È vero che ci sono stati degli interventi da parte della Regione Puglia, ma non sono stati esaustivi. Quindi se lei ritiene di fatto che sul tema siamo d'accordo, perché non si può lasciare indietro dei centri diurni rispetto ad altri, penso che sia giusto votare la mozione e poi verificherete in giunta se le cose stanno più o meno come dico io. Mi sembra molto semplice. Prima di bocciare una mozione così importante va a incidere sulla pelle di persone particolarmente in difficoltà. Poi fate voi, non è un problema. Il Consiglio regionale si assuma la sua responsabilità come in ogni occasione. Cosa? Assessore Palese, ha chiesto di intervenire? Sì, grazie signora, sì. Se è possibile. Sì, prego. Allora, io nel fare la ricostruzione citando atti fatti da quest'Aula e dei libri di giunta regionale, avevo pregato il proponente di valutare l'opportunità del ritiro, perché è ampiamente superata, ma non è che è ampiamente superata per quello che è stato fatto molto di più, è stato fatto per l'intero territorio regionale. Sì, la possiamo approvare, cioè, ma non ha significato, non ha assolutamente valenza, limita. Vedo cioè, in contraddizione, è molto strano, un'aula consiliare cioè, che approva di meno di quello che è già approvato. È tutto qui. Però io mi rimetto alla volontà del relatore e dell'aula, non ho nessun problema se si vuole procedere in questa maniera. Io penso che guardate, diciamo, io parlo di atti e di verifiche, ci sto parlando anche che la Giunta regionale ha predisposto già l'assessorato ha predisposto già una deliberazione di integrazione delle tariffe e di assegnazione cioè, delle risorse per ulteriori contratti da firmare in virtù della presenza dei requisiti dell'accreditamento.
Questa è, diciamo, qui stiamo nell'aula consigliare, diciamo, nel luogo più alto istituzionale della Puglia. Non... Però c'è. Bene, allora la votazione è aperta. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 31, astenuti 2, votanti 29, favorevoli 6, contrari 23. La mozione è respinta. È arrivato l'assessore Pentassuglia. Dov'è? L'avevo visto. Eccolo qua. Allora, assessore, noi abbiamo rinviato le mozioni che venivano, che la riguardavano. La seconda, la numero 2, ristori e aiuti per il comparto agricolo, relaziona il consigliere Mazzotta, che non c'è. Mozione numero 6, Joseph Splendido, richiesta integrazione comune di Vico del Gargano nel decreto 13 novembre 2020. Prego. No, di nuovo Joseph Splendido. Conserva, tributo 630, avviso di pagamento da parte dei consorsi di bonifica commissariati. Prego. Numero? La 10. Numero, no? 10. La numero 10. Sì, vi era un accordo di massima con l'assessore Ramo, con Donato Pentassuglia, in relazione agli avvisi di pagamento del tributo 630 da parte dei consorsi di bonifica commissariale. La mozione è datata 30 aprile, ma il problema, diciamo, non è, sussiste, quindi non è anacronistica. In considerazione del fatto che vi erano delle doglianze, delle istanze da parte di tutti gli agricoltori, le associazioni di categoria, in quanto lamentavano la circostanza che non vi era alcun tipo di alcun tipo appunto di lamentavano la il suddetto tributo era a carico di tutti i proprietari di mobili rientranti nel comprensorio di bonifica e che traevano effettivamente il beneficio dalla bonifica. Effettivamente gli agricoltori lamentavano che non vi era obiettivamente alcun tipo di vantaggio, pertanto con l'assessore Pentassuglia lo impegnavo a rivedere e rimodulare preliminarmente i piani di classifica e di bonifica, vi era un accordo in questo senso, dei consorsi attraverso un dialogo con il territorio e le organizzazioni di categoria al fine di procedere ad una verifica tra le opere e gli interventi realizzati o da realizzare e concreto beneficio in favore dei consorziati, ad attivarsi a compiere ogni utile azione di confronto in merito alle rimostranze delle organizzazioni di categoria, delle filiere agricole e degli agricoltori stessi relativamente al tributo 630 richiesto dei consorsi di bonifica commissariati e a convocare un tavolo incontro urgente con le parti interessate al fine di chiarire e definire la situazione venutasi a creare anche alla luce di una riforma degli enti. L'ultimo punto, chiaramente anche in considerazione della commissione ad hoc che fu tenuta illo tempore, dove intervenne il commissario Borzillo, che diceva che i canali erano stati abbandonati da più di 11 anni e pertanto la dazione di quel tributo rappresentava una provvidenza necessaria per effettuare i lavori di canali. L'assessore mi disse che, diciamo, la condizio sine qua non al fine di rivedere e rimodulare il tutto era appunto quello di rivedere i piani di classifica e di bonifica, quindi vi era un parere favorevole in questo senso. Grazie.
Tu sai che non vedevo più. Prego, Assessore. Grazie, Presidente. Allora, il collega nella mozione ha chiesto una serie di diverse questioni che, diciamo, possono essere così riassunte. Stiamo velocizzando quanto previsto dalla legge del 2017, cioè il consorzio unico per i commissariati, e quindi stiamo lavorando affinché, come vi avevo promesso, in questo secondo semestre si apra il tavolo della discussione sul percorso a farsi rispetto alla prospettiva del consorzio unico e quindi delle attività che devono essere esplicitate. E questo è un pezzo del ragionamento che può essere accelerato dalla notifica dei ruoli, perché alcuni sono fermi al 2017, altri al 2018, fino al 2021. Il tributo 630 è un tributo che viene richiamato ogni anno quando vengono notificati i ruoli. Confermo qui quello che ho detto nelle sedute precedenti, che il ruolo è dovuto, che nell'ultimo anno e mezzo sono state fatte delle attività di pulizia dei canali e di attività propedeutiche alla manutenzione di quei canali utili all'attività dei consorzi e delle aziende che insistono su quei territori. Pur riconoscendo, diciamo, quello che è stato il grande errore del passato di sospendere e non far pagare e, diciamo, 20 anni di non pagamento dei tributi, ha determinato uno sbilanciamento nei conti del consorzio che è sotto gli occhi di tutti e che è certificato dalla relazione che vi feci a dicembre scorso in ambito di bilancio. In questi mesi abbiamo lavorato anche con illustri avvocati sul tema del tributo, della sua sospensione, fino anche della richiesta fatta dai banchi dell'opposizione di valutare il tema della xylella come ulteriore danno e quindi minor valore dei terreni, ma sono questioni diverse che non possono essere sovrapposte. Per cui, nel frattempo, dalla Commissione ad oggi, noi abbiamo approvato già il ragionamento sui piani di bonifica, che è propedeutico ai piani di classifica. Quindi l'impegno è stato mantenuto, si sta portando avanti affinché poi le comunità locali, insieme al partenariato, possano determinarsi sui piani di classifica, rivedendo le aree da classificare, quello che c'è da pagare, con le inclusioni o le esclusioni di porzioni di territorio che le comunità locali devono valutare, perché la valutazione complessiva di dare risorse affinché i consorzi preparino progetti per candidarsi a programmazioni serie, perché noi abbiamo programmato schede per 1.200.000.000 nell'ambito, per esempio, del PNRR, ma ancora a sollecitazioni della settimana scorsa noi non abbiamo certezza del quadro economico che ci tornerà. Quindi abbiamo il prossimo semestre per fare la riforma dei commissariati, il piano di bonifiche già determinato per quelli dell'area della provincia di Foggia e preparato per quelli commissariati, che determinerà nei fatti un piano di classifica che vedrà tutti coinvolgere, diciamo, nell'ambito dei territori per rideterminarsi e dare risposte su queste effettivamente, sì, perché così nessuno, diciamo, potrà sfuggire alle sue responsabilità, sapendo che quel tributo non è possibile sospenderlo o eliminarlo. Non a caso, diciamo, nell'ultimo grado di giudizio il contenzioso volge positivamente per i consorzi al 100%, mentre in primo e secondo grado varia dal 65 al 75%, ma al di là di tutto ciò, perché sembra quasi che vogliamo imporre le questioni, è un rispetto delle norme, e rispetto a tutto ciò quindi il percorso è attivato. Così come ebbi modo di relazionare in commissione, sarò pronto a tornare in commissione a relazionare di concerto anche che stiamo facendo un tavolo interassessorile, perché anche qui, diciamo, il coinvolgimento delle risorse idriche di chi ha competenza diretta è il momento che, diciamo, di coordinarlo fra tutti noi, perché il Consiglio regionale e poi noi consiglieri regionali in periferia si possa rispondere compiutamente e concretamente alle cose
fatte, a quelle che rimangono da fare e a come impostiamo il lavoro nel solco di una norma che ci consente solo di ammodernare il quadro e il rispetto dei consorzi, ma non certo di cancellarli, perché non è previsto proprio da alcuna norma. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Se non ci sono interventi da parte del consigliere Conserva, ma quindi rimane l'interesse a mettere al voto la mozione da parte sua? No, non la sentiamo. Mettiamola ai voti, eccetto la parte relativa dove chiedevo praticamente la moratoria, la sospensione e l'interruzione. Voglio che comunque l'impegno da parte dell'assessore resti sulla rivisitazione e rimodulazione dei piani di classifica, perché in questo anno si è lavorato, così come ha detto, solo per rivedere i piani di bonifica, mentre i piani di classifica ritengo essere condizio sine qua non per rimodulare e ridefinire quello che è il tributo che il singolo agricoltore, che rientri chiaramente nel comprensorio di bonifica, debba dare in base al beneficio che riceve. Capisco. Però se dobbiamo votare una mozione emendata, deve presentare l'emendamento. Quindi soppressione dell'ultimo punto, quindi dobbiamo votare per la soppressione dell'ultimo punto. Me lo scriva per cortesia. Ah. Sì. Una penna. Allora, in attesa che lei scriva l'emendamento e portiamo al voto sia l'emendamento che la mozione, interviene il consigliere Joseph Splendido per la mozione numero 6. Prego, consigliere. Sì. Sei pronto per la tesi, la rinviamo. Ok. Sì. Prego, consigliere Splendido. La Presidente, la mozione è la numero 6, non so se l'assessore Pentassulli è già in grado di darmi una risposta, perché questa mozione è stata già rinviata, perché pare che avremo trovato una soluzione. Ci riferiamo comunque alla problematica di Vico, che non è stata inserita in un determinato ordine di comuni che avevano diritto praticamente a delle somme a seguito comunque di calamità naturali. Assessore. Grazie Presidente. Come ho avuto modo di accennare, è stata fatta una nota ufficiale da parte mia come assessore. C'è stato il coinvolgimento anche delle organizzazioni agricole dell'ANCI, che su quel DM è intervenuta pesantemente, perché sono stati esclusi diversi comuni e territori, nonostante abbiamo dimostrato anche la discussione sul tema della produzione lorda vendibile dei parametri di legge che a quella data avrebbero consentito comunque un riconoscimento. Abbiamo avuto rassicurazioni verbali di approfondimento da parte del Ministero e della direzione competente, però ecco, al momento mi permetto di dire non abbiamo ricevuto alcuna risposta scritta. Solleciterò, visto che la settimana prossima c'è un incontro al Ministero che verte anche su questa attività, e sarà cura mia farle sapere le evoluzioni a lei e come mi sono impegnato anche con le organizzazioni agricole. Grazie Assessore, prego. Perfetto, sono soddisfatto così. Benissimo. Quindi attendo il riscontro scritto da parte dell'Assessore. Bene, allora non c'è ancora Paride Mazzotta, procediamo con la mozione numero 13, completamento della strada statale 7 Ter, Bradanico Salentina. Consigliere Pagliaro, Presidente Pagliaro, prego. Grazie Presidente, dunque abbiamo fatto arrabbiare i parroci, abbiamo fatto arrabbiare i gestori, i lavoratori e gli utenti dei centri diurni, disabili e anziani, e mi dicono oltretutto che stiamo facendo il gioco delle tre carte, Assessore Palese. Io questo glielo dico, poi ripeto, ognuno si assumerà le sue responsabilità. Andiamo avanti.
mi dicono che non è così, sono disperati, aspettano i soldi, sono in grande difficoltà, ma ripeto, non è un problema. Noi le mozioni le presentiamo e proviamo sempre a dare delle risposte ai cittadini. Poi il Consiglio ha deciso di bocciarle, andiamo avanti. Dunque, questo è un altro esempio, parliamo della strada statale Bradanico-Salentino SS7 Ter, sarebbe in pratica la strada che collega Lecce con Taranto. Questo è un altro esempio di opera incompiuta del Salento. La quattro corsie Lecce-Taranto, che attende da decenni di essere completata per collegare le due province di Lecce e Taranto, che sono le uniche province a non essere unite da una strada a quattro corsie. La domanda che ci poniamo è questa. Questa è un'opera determinante per l'interconnessione dell'area ionica con quella salentina, che sono collegate malissimo, e di vitale importanza per consentire la velocizzazione dei traffici di media e lunga percorrenza, evitando i numerosi attraversamenti urbani esistenti. Proviamo ad immaginare cosa avrebbe rappresentato e cosa rappresenta oggi per lo sviluppo di Lecce e Taranto questa strada. Ed il paradosso è che l'istituzione di questa statale risale addirittura a un regio decreto del 1937, con cui veniva disposto il riordino della rete stradale della penisola salentina. E questo perché si sentiva già all'epoca la necessità di avere un'infrastruttura del genere per lo sviluppo dell'intero territorio. Poi negli anni 90 fu inaugurato il cantiere, ma l'unico tratto completato fu realizzato, l'unico tratto a quattro corsie, è quello che unisce Manduria a San Pancrazio. Chi conosce di cosa stiamo parlando sa che è uno scandalo di quelli pazzeschi, perché poi il resto è monco, a un certo punto finisce e ci troviamo in aperta campagna. Ed è veramente incredibile e che tutto debba rimanere così dopo anni e anni di cui si discute di questo. A maggio dello scorso anno, insieme anche a degli altri colleghi, tra cui il collega Renato Perrini, organizzammo un sit-in di protesta a San Pancrazio per sollecitare il completamento di quest'opera strategica. Parteciparono esponenti politici, sindaci, ricorderete, erano forse 7-8 sindaci che partecipavano, insieme anche a tanti cittadini stanchi per i continui stop di un cantiere che sembra un po' la tela di Penelope. Burocrazia, intoppi procedurali, varianti e controvarianti, revisioni delle procedure di via, finanziamenti promessi e persi per strada hanno finora impedito la realizzazione di questa strada, la Bradanico-Salentina statale 7 Ter. Nell'audizione in Commissione Trasporti, che si tenne a giugno scorso, su mia richiesta, l'assessore regionale ai trasporti Anita Mauro Di Noia e il responsabile ANAS dissero che, a parte il tratto a quattro corsie che già esiste tra Manduria e San Pancrazio, tutti i progetti finanziati dal CIPE nel 2016 e previsto nel contratto di programma Regione ANAS 2016-2020 sono su due sole corsie, un ennesimo schiaffo in faccia al Salento. Ecco perché con questa mozione chiedo al Governo un impegno preciso e concreto per porre fine a questo scempio che dura da 30 anni. Non possiamo rimanere in queste condizioni, chiediamo dunque che sia data priorità alla realizzazione di questo collegamento veloce a quattro corsie, che è l'ABC della mobilità su strada, secondo il progetto originario, questo per mettere le ali a un territorio di cui si parla sempre troppo, ma con i fatti si realizza molto poco. Quindi chiedo che ci sia un'attenzione su questa strada, ritenuta importantissima per lo sviluppo dell'intera penisola ionico-salentina. Grazie. Grazie a lei. Non c'è l'assessore ai lavori pubblici, però può intervenire. Prego. Assessora Mauro Di Noia. Sì, grazie Presidente. Volevo solo fare un aggiornamento rispetto a quanto detto in commissione, come ha ricordato il Presidente Pagliaro.
la Bradanico Sanentino è stata oggetto di una, di una seduta di commissione di giugno scorso e qualche giorno fa ho chiesto all'ingegner Mazzi di ANAS di fare un aggiornamento rispetto al cronoprogramma. Quindi per quanto riguarda, ecco, voglio dire che la Bradanico Sanentino poi si divide in tre interventi. Per quanto riguarda il primo, i lavori di ammodernamento del tronco Manduria-Lecce e quindi completamento funzionale della variante di San Pancrazio-Sellentino, il direttore di ANAS ci ha riferito che i lavori sono stati consegnati a settembre 2021 e risultano essere regolari, quindi con rispetto del cronoprogramma. Per quanto riguarda invece il secondo e quindi quello, il tratto compreso tra Taranto Grottaglie e Manduria, che il progetto è finanziato con 25 milioni di euro con la delibera CIPE la 54 del 2016, l'aggiornamento è che sono terminate le procedure di validazione del progetto esecutivo e entro questo mese, quindi entro luglio 2022, si darà avvio alle procedure di appalto. Il terzo intervento invece, che è la realizzazione della variante dell'abitato di Guagnano Salici Salentino, anche per questo c'è un finanziamento di 20.630.000 sempre con la CIPE 54 del 2016. L'aggiornamento è che ANAS ha ultimato lo studio di perfettibilità dell'opera in questione. Però dopo un'interlocuzione presso gli uffici regionali si è ritenuto di estendere lo studio anche all'abitato di San Pancrazio fino a Lecce, con l'obiettivo di realizzare un tracciato complessivo dell'itinerario coerente con il piano attuativo del piano regionale dei trasporti. La variante degli abitati ovviamente di Guagnano e Salice Salentino rappresenta un lotto stralcio complessivo dell'itinerario e che sarà sottoposto non solo all'attenzione degli uffici, quindi l'ufficio infrastrutture della Regione Puglia, ma anche all'attenzione dei sindaci che sono interessati da quest'opera. Per quanto riguarda invece le corsie di cui parlava il Presidente Pagliario, questi progetti non prevedono la realizzazione delle quattro corsie perché tale progetto è stato bocciato, non è stato condiviso dal nucleo di valutazione della Regione Puglia che l'ha ritenuto non conforme dal punto di vista dell'analisi costi-beneficio. Quindi ANAS ha dovuto rivedere il progetto e quindi prevedere invece le due corsie. Quindi non è stata una scelta né di ANAS e né degli uffici della Regione come infrastrutture. Volevo chiedere appunto proprio perché la mozione invece impegna la Giunta a reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, io chiederei al Presidente Pagliaro di rimodulare, di rivedere la parte che impegna la Giunta, magari sollecitando gli uffici al controllo del rispetto del cronoprogramma da parte di ANAS per completare l'opera che ovviamente è strategica perché metterà in collegamento l'area ionica salentina, ma soprattutto per evitare la perdita di finanziamenti che al momento nell'accordo quadro di ANAS ci sono e voglio anche sottolineare che sono risorse che non passano dalla Regione Puglia ma sono assegnate direttamente dal Ministero ad ANAS. Quindi se il Presidente intende riformulare la possiamo votare favorevolmente perché ecco, in questa mozione che ovviamente risale a maggio 2021 si chiede di reperire risorse proprie ma con le risorse proprie non si è mai finanziato un intervento di realizzazione di infrastrutture e nemmeno la possibilità di finanziare al PNRR che ormai è chiuso che soprattutto non ha previsto interventi stradali. Quindi riformulando impegnando la Giunta a sollecitare ANAS a rispettare il cronoprogramma, io credo che si possa votare favorevolmente. Presidente Pagliaro, la proposta dell'assessora è finalizzata ad un voto favorevole unanime, quindi. Sì, prego, Presidente. Capisco, non posso che essere d'accordo su questa impostazione che vuole dare l'assessore, però io vorrei conservare. Io l'aspetto relativo alle risorse sono d'accordo, possiamo definirlo come lei ha voluto segnalare,
Però io vorrei confermare la volontà da parte della Giunta ad addivenire prima o poi alla realizzazione di una strada che congiunga Lecce con Taranto a quattro corsie. Questo è l'aspetto che ritengo sia determinante, perché con la storia dei costi e benefici che abbiamo sentito in tante occasioni anche per l'alta velocità non si va da nessuna parte. Perché questa strada, mi consenta, no, è una strada che potrebbe agevolare veramente in maniera straordinaria lo sviluppo di quest'area. Quindi questa idea dei costi e benefici è un'idea che non ha alcun senso, perché oggi si è costretti a fare un giro da Brindisi per arrivare a Taranto, quando si potrebbe invece avere una strada diretta, cosa che già esiste per tutte quante le città della nostra regione. Sono tutte collegate con una quattro corsie, l'unica che manca da anni in previsione la Lecce Taranto. Quindi io sono disponibile a ritirare questa mozione e a integrarla, se lei conviene con me, che si mantiene questo elemento essenziale sulla determinazione da parte della Giunta di continuare, di proseguire un'azione anche di pressing su ANAS perché si realizzi la quattro corsie tra Lecce e Taranto. Su questo, se siamo d'accordo, facciamo un passo avanti. Vuoi intervenire? Allora dunque, il problema è questo, Presidente Pagliaro. Il problema sottoposto dall'assessore Mauro Di Noia è che non è che l'ANAS ha negato la possibilità di fare le quattro corsie, ma l'avrebbe negato il nucleo di valutazione della Regione. E a maggior ragione penso che di risentire il nucleo di valutazione magari. E siccome è oggettivamente questa analisi costi-benefici è la stessa che per esempio dice che non bisogna fare l'alta velocità a Bari, ma voglio dire, nessuno di noi è favorevole ad una impostazione di questo tipo, perché se avessimo ragionato così probabilmente non avremmo avuto neanche l'alta velocità ed altri territori. Giustamente, lì l'errore è che non si può impegnare ANAS, perché il rapporto, quindi se lei integra, guardi Presidente, se lei integra la mozione mettendo come un ripensamento del nucleo di valutazione ed un stimolo al ripensamento da parte della Giunta, secondo me diciamo, si può sostenere. Cioè uno stimolo alla Giunta, un impegno della Giunta a rivedere la questione col nucleo di valutazione. Ha chiesto di intervenire il Presidente Pagliaro. Quindi dovrebbero essere due gli elementi di integrazione, quello relativo alle risorse e quello relativo alle quattro corsie, a rivedere col nucleo di valutazione questa analisi. Questo studio di valutazione, rispondo al collega Azzullo, io l'ho visto, è veramente incredibile. Dice in buona sostanza non ci sarebbe il traffico veicolare necessario per poter garantire... Sì, ma è un'analisi previsionale, per cui sull'analisi previsionale è come quando l'Alitalia ci disse che bisognava aumentare i voli, Presidente, perché non c'era domanda, esatto. Ma non c'era domanda perché i prezzi erano troppo alti. Ma la stessa cosa vale per l'alta velocità e tutto il resto. Sì. Cioè, questa è la solita scusa banale quando... Però l'assessore Mauro Di Noia si è dichiarata disponibile, Presidente Pagliaro, a chiedere un ripensamento. A me fa molto piacere. Io alla mozione ho sempre una grande valenza di carattere politico. Io chiedo sempre, no, le mozioni le imposto in questa maniera, che ci sia una posizione di carattere politico. Quindi io mi aspetto che il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente Emiliano, che oggi è presente, ci dica sono favorevole a collegare le due città di Lecce e di Taranto.
fatto con una quattro corsie come sono collegate tutte le altre città della Regione Puglia. Però questo mi permetta, questo che... non è un poi... atto che si può mettere in mozione se ci sono delle procedure da seguire. Certo. Allora, siccome qui le quattro corsie, guardi, l'importante dico... è che ci capiamo sul senso delle cose. Poi, sì, perciò. Perciò forse conviene precisare questo fatto. La facciamo insieme all'assessore Mauro ecco, Di Noia. Perché le quattro corsie erano state già progettate da ANAS e il nucleo di valutazione che ha detto si è pronunciato in maniera contraria. Quindi oggi né l'assessore né la giunta può dire le facciamo se non si fa ripensare il nucleo di valutazione, perché quella procedura è. Ma facciamo se lei trasforma la mozione in quest'altro modo, attesa anche la disponibilità dell'assessora a chiedere effettivamente il ripensamento, io credo che si possa approvare. Quindi, per quanto ripeto, per me è molto semplice. O la come fa la adesso oppure la presenta per la prossima adesso. Volta. La facciamo okay. adesso? Ok, la facciamo perfetto, adesso. Grazie. Quindi che facciamo? Votiamo? No, la ripensa, la riscrive, la riporta e la mettiamo al voto. La facciamo adesso insieme? Sì. Arrivo. Benissimo. Allora adesso possiamo invece mettere a voto l'emendamento soppressivo sulla mozione di Giacomo Conserva, la numero 10, colleghi. Il punto 4 è soppresso, questo recita l'emendamento condiviso tra l'assessore Pentassuglia e il consigliere Conserva. La votazione è aperta. Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 30, votanti 30, favorevoli 30. L'emendamento soppressivo è approvato all'unanimità. Adesso passiamo al voto della mozione numero 10. La votazione è aperta. Votiamo. Abbiamo votato tutti? No. Votiamo cortesemente. La votazione è chiusa. Presenti 30, votanti 30, favorevoli 30, approvata all'unanimità. Adesso passiamo, in attesa che ci portino i colleghi Pagliaro e Mauro Di Noia, la mozione numero 13, riscritta. Passiamo alla 14. Ah, però vuole relazionare adesso o passiamo avanti? Ok. Mozione 14, attivazione centro residenziale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare nel Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Lecce. Su questa questione abbiamo fatto tantissime riunioni con l'assessore Palese, sollecitato, devo dire, anche da me, ma adesso siamo arrivati a compimento. Prego, Presidente Pagliaro. Grazie Presidente, so che su questo tema anche lei è stata sempre molto attiva e quindi forse finalmente siamo arrivati al traguardo e siamo felici di questo. Dietro la sigla DCA si celano disturbi del comportamento alimentare. Sapete quanti ragazzi e quante ragazze ne soffrono in Puglia? Migliaia. E le loro famiglie vivono una condizione di angoscia terribile, perché in Puglia non ci sono al momento strutture pubbliche dove ricoverarli se la malattia si aggrava. Molti sono costretti ad andare fuori regione per trovare aiuto, con tutte le conseguenze che ne derivano. Dopo un anno e mezzo di battaglie, con una richiesta di audizione, due interrogazioni e una mozione, incalzando prima l'ex assessore alla sanità Lopalco e poi l'attuale Palese, perché venisse attivato il centro residenziale all'ex Vito Fazzi di Lecce, finalmente veniamo a sapere che la struttura sarà attivata. Il progetto definitivo è arrivato sui tavoli della Regione, che in conferenza Stato-Regioni si è deciso di destinare in Puglia 1.645.000 euro per curare disturbi del comportamento alimentare. Questo non può che rendermi felice, ma chiedo che sia data un'informazione completa, qui ed ora, sui tempi di realizzazione di questo centro di ricovero che aspettiamo da un anno nel Dipartimento di Salute Mentale dell'ex ospedale Vito Fazzi, già ristrutturato proprio a questo scopo
e in attesa di adeguamenti che sono stati annunciati ma rimasti in sospeso, come molte cose della sanità pubblica in questa regione. Chiarezza sui prossimi passi da compiere, sui costi e sui tempi, questo è quello che chiedo, senza volermi appuntare medaglie, ma rivendicando un impegno che negli atti è presente qui in Consiglio regionale. L'importante è fare finalmente un'assistenza residenziale pubblica sul territorio ai nostri ragazzi con disturbi gravi del comportamento alimentare e alle loro famiglie sfiduciate e stanche di continui rinvii. Quindi sono fiducioso che oggi potremo scrivere un capitolo importante di questa vicenda e dare finalmente risposte ai genitori di questi ragazzi che sono da tempo in gravi difficoltà. Grazie. Grazie a lei, la parola all'assessore Palese, prego. Sì, grazie, Presidente. Non c'è dubbio che disturbi del comportamento alimentare, purtroppo, soprattutto per la pandemia e long Covid, per una serie di situazioni che abbiamo avuto, sono molto in aumento, soprattutto nella fascia giovanile. Detto questo, penso che anche questa è una mozione 25 maggio 2021, cerchiamoci di ricostruire quello che nel frattempo la Giunta regionale, ma anche la Conferenza Stato-Regioni ha fatto in merito. Per quello che riguarda la situazione regionale, c'è stata la proposta nel contesto dei fabbisogni di personale della ASA per il 2021-2022 e con cui c'è la dotazione di personale necessaria all'apertura nella ASA di Lecce di un centro di riferimento per i disturbi alimentari. Inoltre, oltre all'approvazione e quindi alla via, c'è stata la presentazione di un progetto che verrà finanziato, poiché la Conferenza Stato-Regione ha fatto già un riparto di risorse specifiche appostate su proposta del Ministro Speranza nella legge di bilancio dello Stato di quest'anno, e quindi nei prossimi due anni circa 2 milioni di euro saranno assegnati alla Puglia. Questo finanziamento servirà anche e in particolare per far partire questo centro in questo contesto con l'approvazione del progetto. Quindi io esprimo parere favorevole anche a questa mozione, ma integrando anche l'informazione all'Aula di notizie importanti rispetto allo stato attuale dell'attivazione di questo centro molto importante nel contesto della ASL di Lecce. Quindi confermo anche di aver incontrato le associazioni più volte, con la direzione generale, con la Presidente Capone, con l'operatrice dottoressa Renna che attualmente sostanzialmente segue una serie enorme di pazienti. È vero che c'è anche un'enorme anche qui lista di attesa, però spero che nel più breve tempo possibile gli adempimenti che ho citato siano poi attuati. Sarà mia cura controllare e informare eventualmente anche il Consiglio. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Allora, col parere favorevole del Governo e grati dell'impegno, votiamo la votazione aperta. Votiamo. Colleghi, abbiamo votato tutti? Un attimo. La votazione è chiusa. Presenti 30, favorevoli 30, votanti 30, favorevoli 30, approvata all'unanimità. Ok, mozione Gian Diego Gatta, Stefano La Catena ed altri, persone vittime di violenza. Mi sente?
Grazie Presidente. Allora, assessore Barone, questa credo che sia per lei. Sì, è senz'altro di competenza dell'assessore Barone. Il titolo è riassuntivo della finalità che si prefigge questa mozione: persone vittime di violenza, quindi né uomini né donne. Da dove muove questa mozione? Non so. Da dove muove questa mozione? Non si sente? Da dove muove questa mozione? Ho citato la legge regionale 3 del 2016, quella cioè relativa al reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva. E mi sono dilettato ad estrapolare, ad espungere dai vari testi normativi approvati in questi anni diversi riferimenti al concetto di violenza, che fa riferimento sempre alle persone e soprattutto all'inclusione attiva di persone escluse dal mercato del lavoro. Cito tra i tanti l'articolo 2 e l'articolo 3 della citata legge regionale numero 3 del 2016, laddove si fa riferimento all'inclusione attiva di persone escluse dal mercato del lavoro, di persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale, di persone e famiglie residenti in Puglia. Da dove muove quindi questa mozione? Dalla esigenza ineludibile di fare in modo di sopperire ad una discriminazione che è stata perpetrata allorché con una delibera di giunta regionale, la numero 939 del 5 giugno del 2018, la giunta regionale, approvando degli indirizzi attuativi per le annualità 2018 e seguenti, si proponeva di ridefinire il perimetro della platea potenziale dei beneficiari del reddito di dignità, andando ad inserire tra gli altri le donne vittime di violenza prese in carico da sole o con prole in un percorso di accoglienza e protezione. Esigenza non legittima, di più, lo sottolineo, per evitare strumentalizzazioni sul tema che vanno poi tra l'altro molto di moda e che fanno audience. Detto questo, però, nell'individuazione dei target è stato omesso di individuare la figura dell'uomo. Una figura che tra l'altro però è stata presa in considerazione proprio dal Consiglio regionale con una legge che aveva me come primo firmatario, una legge del 2017, la numero 45, che è quella degli interventi a sostegno dei coniugi separati e divorziati che versino in condizioni di particolare difficoltà economica. Una legge che fu approvata nel 2017 all'unanimità da questo Consiglio regionale. Qual è l'auspicio? L'auspicio è che il Consiglio regionale, mi voglio augurare all'unanimità, ponga fine a questa discriminazione attuata con questa delibera di giunta regionale che ripeto prende le mosse invece da una legge che fa riferimento alle persone e non ad un genere identificato, e di modificare questa delibera di giunta regionale, la numero 939 del 5 giugno 2018, in tutte le parti in cui si menzionano le sole donne vittime di violenza con persone vittime di violenza. Tra l'altro ho aperto anche un inciso nel corpo della mozione in cui ho fatto riferimento, non se ne parla mai perché non è di moda, ma ho fatto riferimento anche alle violenze perpetrate ai danni degli uomini, da parte di uomini o da parte di donne. Quindi si tratta sostanzialmente di equiparare una situazione che ha subito in fase di elaborazione di questa delibera di giunta regionale una discriminazione e di eliminare pertanto questi incisi sostituendoli con persone vittime di violenza. Mi voglio augurare che quest'Aula approvi la mozione perché si tratta di porre fine ad un gap tra l'altro tra il principio ispiratore della legge e quando poi invece si è convenuto in sede di delibera di giunta regionale. Grazie. Grazie a lei, Presidente Gatta, prego. Sì, assessore Barone. Sì, grazie. Non, diciamo che il mio ufficio, comunque la mia persona in particolare, non ritengono sia da sostenere
questa mozione in maniera assoluta, in quanto sarebbe veramente un passo indietro rispetto al riconoscimento stesso di tutto quello che il 25 novembre andiamo a celebrare. Comprendo come dire, riferimenti, comprendo anche le osservazioni, perché comunque sono legittime e assolutamente da poter prendere appunto in considerazione, però sarebbe un modo per in qualche modo disconoscere o comunque offuscare quella che è la violenza maschile sulle donne. Considerate che nell'ultimo anno, nel 2021, sui 120 omicidi che sono stati commessi, qualcosa come il 60%, perché 114 sono stati femminicidi, per lo più avvenuti nelle case. Sì, l'ho letta, fa riferimento ai regolamenti. No, questo è un, ora è un inciso che sto facendo. Sì, è un inciso. Un attimo solo, facciamo finire l'assessore. È un inciso che sto facendo io ora. È un inciso che faccio io, non c'entro gli uffici, è fuori dalla carta, è fuori da quanto scritto. È un inciso che faccio io. Io ritengo che sarebbe un passo indietro, in quanto andremo ad offuscare quella che è una piaga ad oggi ancora esistente, che nel 2021 ha visto tante donne vittime, anche fisicamente. Anche perché questo andrebbe in contrasto con tutti gli atti vigenti, Convenzione di Istanbul del 2013, Piano Strategico Nazionale contro la violenza maschile sulle donne del 2020, Legge Regionale 2014, solo per citarne alcune, nonché alcune specifiche misure come il reddito di dignità che è stato introdotto a favore delle donne vittime di violenza. Inoltre, per quanto proprio riferimento al reddito, nel RED facciamo riferimento a tutte le persone in assoluto e le famiglie residenti in Puglia in condizioni di fragilità, quindi c'è una linea del RED a favore delle donne vittime di violenza, però parliamo anche di persone vittime, insomma, di fragilità e vulnerabilità economica, socio-economica. Quindi, inoltre, per quanto riguarda il regolamento regionale 8 del 2016 a cui fa riferimento in maniera esplicito, si individua secondo il consigliere, bisognerebbe in pratica individuare target specifici, quindi in qualche modo l'individuamento di questo target pratica fa riferimento, per quanto ci riguarda, al regolamento regionale del 2018, che è esplicito riferimento a tutte le donne che sono costrette a lasciare la loro abitazione in quanto in seguito appunto per favorire ed entrare in un percorso di accoglienza e protezione, cioè laddove queste donne vanno a denunciare, entrano in un percorso di accoglienza e protezione e per lo più sono costrette a lasciare le loro case. Quindi il dato sulle donne costrette a lasciare la propria casa per non rischiare la vita è un dato certo e dichiarato nei flussi tanto regionali quanto nazionali. Quindi ne deriva che un target specifico, cioè un target specifico che è quello delle donne vittime di violenza, che risponde proprio all'esigenza di tutelare le vittime di violenza femminile, per le quali c'è la necessità di interventi urgenti e indeferibili. Quindi la specificità è proprio perché c'è un percorso che è specifico per le donne di accoglienza e di protezione. Inoltre, le condizioni di queste donne è spesso sovrapponibile a quelle delle donne in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, perché alle condizioni di non poter avere o dichiarare una residenza a causa appunto della violenza stessa. I dati pugliesi riferiti al 2020 mostrano come soltanto il 27,6% delle donne che si rivolgono al CAV hanno un'occupazione stabile, mentre sono 44,8% le donne senza occupazione. Alla luce di queste informazioni è di tutta evidenza che il target definito dalla DGR 939 del 2018 ha una coerenza ed è supportata da dati certi, che sono numeri e quindi sono persone e sono donne. Quindi non possiamo fare passi indietro. La misura del RED specifico, come detto, per le donne vittime di violenza che si trovano nelle condizioni sopra descritte rappresenta soltanto una delle tante misure messe in campo dalla Regione Puglia nell'ambito di una strategia di prevenzione e di contrasto a quella che è la violenza degli uomini sulle donne. Inoltre sono anche attivati dei processi di di supporto agli uomini che a loro volta sono invece maltrattanti. Quindi c'è un supporto e ci sono delle misure attuate dal mio assessorato che a 360 gradi vanno a favore tanto degli uomini quanto delle donne. In ultimo,
Come richiama la mozione alla legge regionale 15 del 2017, al numero 45, che si prefiggeva di attuare interventi a sostegno di coniugi separati, mi ricordo bene, la votammo tutti quanti nella scorsa legislatura ed era a sua prima firma, o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, sia pienamente recepita in quello che è oggi il reddito di dignità. Sia l'avviso 2019 che quello del 2020, attualmente in corso, specifica che proprio i destinatari possano essere relativi alle persone separate senza stabile dimora. Quindi quanto appunto previsto e quanto richiesto è già previsto nello stesso REDD, tanto nel 2019 quanto nel 2020. Nel caso, ovviamente, ci auguriamo che ci possa essere una mediazione nella mozione e possa essere compreso quanto riteniamo che non si può, come dire, andare a ridurre o a sminuire quella che è la situazione stessa o quella che è la violenza che è appunto esplicitata tanto nelle case quanto nella nostra regione. Grazie. Grazie assessora. E consigliere Gatta vuole intervenire, prego. Devo intervenire. Mi corre l'obbligo di intervenire perché ho appena finito di ascoltare un manifesto ideologico preconfezionato da qualche dirigente di qualche ufficio che probabilmente, ribadisco, non ha letto il contenuto della mozione. Poiché non voglio farmi tentare dal intervenire sul terreno viscoso, viscido e per certi versi pericoloso della disputa uomo-donna, perché non mi appartiene, e perché ho sempre votato, e agli atti si può verificare, tutti i provvedimenti che prevedevano una maggiore tutela della figura femminile, mi sembrava di fare un servizio alla collettività pugliese cercando di ovviare ad una discriminazione che è quella di genere, questa volta al contrario. Non se ne parla mai perché il pensiero unico ha deciso che gli atti di violenza siano perpetrati solo a danno delle donne, che ci sono esecrabili, vanno condannati senza mezzi termini. Così lo dico e chiunque voglia ascoltare ascolterà. Poi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e non c'è peggior sordo di chi vuole ideologizzare la violenza di genere. E vi ho citato dei dati che non mi sono inventato io, li ho estrapolati dal rapporto Caritas, li ho estrapolati dal rapporto Istat, li ho estrapolati da manuali di diritto che tra l'altro circolano nelle migliori sedi universitarie d'Italia. Questa è la premessa. E alla violenza sulle donne, proprio perché non volevo che qualche zelante dirigente regionale super ideologizzato potesse poi dire, fare questo, stendere questo manifesto, ho dedicato, credo, oltre metà del corpo dell'intera mozione, proprio perché non volevo che si strumentalizzasse questa posizione. Mi pareva, ribadisco, di fare un servigio alla comunità pugliese ponendo fine ad una discriminazione che prevedeva e prevede in una platea di potenziali beneficiari soltanto la figura femminile. Certo che conosco la legge sugli aiuti ai coniugi separati e divorziati, l'ho firmata io, ma non assorbe quella figura tutte le fragilità maschili, così come non assorbe, è evidente, tutte le fragilità e le vulnerabilità femminili. Ponemmo fine, se lo ricorderà il collega Amati, ne discutemmo anche in aula, parlammo di nuove povertà e all'epoca approvammo all'unanimità con un atto di grande civiltà giuridica ed etica al problema dei coniugi separati, divorziati, uomini e donne che versino in condizioni di particolare difficoltà economica all'esito dei provvedimenti provvisori o definitivi dell'autorità giudiziaria. Mi sembrava che fosse un'equiparazione logica, equa, sostenibile, direbbe qualcuno, il fatto di aggiungere, o meglio, di sostituire il sostantivo persone a donne, tanto più che la legge da cui prende le mosse questa delibera di giunta regionale non parla di donne, lo deve dire alla dirigente, assessore Barone, parla di persone. E se la delibera di giunta regionale è una promanazione di quella legge, Va da sé che quella delibera di giunta regionale dovrebbe parlare nella platea dei potenziali destinatari di persone, non di donne. È stata cioè effettuata in sede di giunta regionale una forzatura. Hanno violentato il testo della legge perché, ripeto, oggi va di moda. Fa audience, riscuote consensi,
come se la violenza fosse, ma abbiamo discusso anche a proposito delle violenze politiche ed ideologiche in questa sede, come se la violenza fosse solo unilaterale. Magari dovremmo parlare con qualche mamma di figli maschi che hanno subito violenze, che non sono solo fisiche, sono verbali, sono psicologiche. Dovremmo parlare della sindrome di alienazione parentale, dovremmo parlare con tanti colleghi divorzisti come me che conoscono questi problemi e li discutono quotidianamente nelle aule di giustizia. Allora, io chiedo ai colleghi, perché è un tema trasversale ed è un tema etico, di votare non in virtù di quella che è l'indicazione del governo, che sono certo i cui rappresentanti non condividono, o almeno alcuni, perché conosco le loro sensibilità, non condividono questo parere negativo. Dico di votare secondo giustizia, perché non c'è solo una violenza, la violenza è condannabile, esecrabile, stigmatizzabile sempre e comunque, indipendentemente da chi la subisce e indipendentemente da chi l'effettua. So che è impopolare questo intervento, mi rendo conto del pericolo che si corre oggi a levare una voce contraria su questo tema così sensibile e purtroppo disgraziatamente all'ordine del giorno di tutte le cronache giudiziarie e mediatiche. Ma qui si vuole porre fine ad una discriminazione. E questo è stato fatto. Non c'è alcuna deminuzio nelle politiche di tutela per le donne per le quali io sarò sempre in prima fila. Ho votato proprio questa mattina in ufficio di presidenza e il presidente del Consiglio regionale con onestà intellettuale annuisce. Ho votato una variazione di bilancio questa mattina per rafforzare le politiche di genere di tutela della figura più debole. Ma questo non significa che io debba abiurare il mio credo verso la giustizia universale, il mio credo verso la condanna contro qualunque forma di violenza, chiunque la subisca. Quindi, assessore Barone, io rispedisco al mittente il manifesto ideologico che lei mi ha appena letto e faccio voto ai miei colleghi perché possano favorevolmente accogliere questa mozione. Non vedo, prego. Allora, assessora Barona vuole intervenire. Allora, prima consigliere Tutolo, prego, presidente Tutolo. No, io volevo, ecco appunto, qualche delucidazione da parte dell'assessore sulla qual è la difficoltà, qual è la differenza, cos'è che provoca quel cambiamento proposto dalla mozione del consigliere Gatta, giusto per comprendere meglio, perché confrontandomi con i colleghi mi pare di capire che insomma c'è qualche perplessità, però è ovvio che se c'è una spiegazione siamo assolutamente con la posizione del governo. Assessora Barone, prego. È chiaro che non c'è una legge matematica tale da poter dire cos'è giusto e cosa non lo è. Però io ritengo che ad oggi sarebbe una diminuzio, al contrario di quello che dice il consigliere Gatta, sarebbe un modo sicuramente per offuscare, far perdere di valore anche una serie di lotte e una serie al netto di quello che abbiamo letto, perché gli uffici non è un fatto di ideologia, io ritengo veramente, e lo ritengo sinceramente, che far perdere di valore, ridurre quello che è anche una battaglia, una giornata che viene celebrata il 25 novembre, tutti quanti ricordiamo, celebriamo le scarpe rosse, qui nella hall della regione viene proprio raffigurata con queste scarpette rosse. Io credo che oggi andare a dire non più in pratica quello che non più donne vittime di violenza, ma persone vittime di violenza è contrario a quella che è una vera e propria violenza che andiamo a fare, perché a tutti gli effetti nessuno nega che ci sono
uomini che subiscono le violenze, indubbiamente capita, ma sicuramente il numero è molto molto minore. Il 13 di luglio, fra qualche giorno, faremo una conferenza stampa a favore degli uomini o comunque a supporto degli uomini maltrattanti, proprio perché il problema c'è, esiste, i numeri ci sono, esistono, ed è in Regione Puglia, nella nostra provincia proprio, nella zona del Foggiano, a Cerigliola, gli ultimi femminicidi sono uomini che hanno ammazzato le donne a Orsanuova, a Ordona, a Carapelle, quindi è evidente che c'è un sesso forte contro un sesso debole. Chiaro che poi ognuno può votare in piena coscienza. Io ritengo che come assessorato e come assessore al welfare e come donna che debba rimanere donne vittime di violenza in Regione Puglia. Se ritenete che sia più giusto continuare a parlare di persone, dove nelle persone si parla di fragilità, il mio assessorato ha al centro la persona, ha al centro la cura della persona e il benessere della persona. Ma qua stiamo parlando di violenza, di uomini o comunque di un sesso forte verso un sesso debole. Volete un volente che rischia, decade nella ideologia, perché è logico, qua ognuno di noi non c'è una regola matematica, non è 2 più 2 uguale 4. È anche una scelta. La Regione Puglia, l'assessorato al welfare, l'assessore al welfare si prende la responsabilità di dire che è importante violenza vittime delle donne vittime di violenza. E ritengo che ci sia un numero notevole di vittime, di donne ammazzate, violentate, che diventano effettivamente vittime a tutti gli effetti di violenza o di sesso forte che si spesso e volentieri magari fuori ha degli atteggiamenti e dentro casa pena tutta la propria frustrazione o la propria difficoltà o le proprie insicurezze. Non è un problema, chiaramente qua non stiamo parlando di regola matematica, potete scegliere e votare in piena libertà, ma ritengo che sarebbe un atto di inciviltà cancellare il termine donne vittime di violenza per andare a identificare in un generico persone vittime di violenza. Grazie. La parola all'assessora Maraschio che l'ha chiesta, prego. Sì, solo per ritornare su un tema evidente che la violenza quando colpisce, può colpire indistintamente le persone. Tuttavia le misure contro la violenza sulle donne non sono misure che sono nate da una esigenza di discriminazione nei confronti degli uomini, ma da una necessità di interventi che hanno portato non soltanto il legislatore nazionale, ma tutto ciò che si è sviluppato attorno verso un tema, cioè il femminicidio, che pure in sé come parola è una parola orrenda e mi auguro che possa essere cancellata, ma per poter essere cancellata noi dobbiamo cancellare quello che è il fenomeno che è alla base di ciò che ha determinato quella parola, quindi il conio di quella parola. Alcune misure non vengono adottate per discriminare gli uomini, ma per provare, ed è un tentativo disperato che viene fatto ogni giorno, per provare ad arginare un fenomeno che ormai sta assumendo delle misure, dei livelli davvero inaccettabili, che è il fenomeno della violenza contro le donne. Cancellare le parole è un atto molto pericoloso, perché si vuole cancellare e mettere, un velo su un tema che invece deve essere obbligatoriamente al centro dell'attenzione. Quindi quello di cancellare la parola misura contro le violenze, la violenza sulle donne, vuol dire parificare una situazione che pari non è, perché i numeri che si registrano di violenze contro le donne sono dei numeri davvero da far accapponare la pelle, se qualcuno riuscisse a vederli e a leggerli. E
diciamo, scusatemi, non sono riuscita a trattenere la necessità di esprimere la mia contrarietà, la contrarietà, diciamo, e a rafforzare ciò che la collega Barone ha affermato poc'anzi. Non sono la stessa cosa. Ci sono non solo studi, ma ciò che accade ogni giorno, quello che non emerge, quello che non emerge è qualcosa di raccapricciante. Non dobbiamo sciorinare i numeri, non dobbiamo ricordare quello che è accaduto 10 giorni fa, anche nella stessa regione, purtroppo per noi. E quindi non possiamo cancellare quella parola per ignorare questo fenomeno che merita invece tutta la nostra attenzione. Grazie. Grazie, mo ad onor del vero, consigliere segretario mio, sei intervenuto 2 volte. Ok, una precisazione. Per una precisazione va bene. Di però 30 ecco... secondi perché non passi un falso messaggio. Nessuno vada. Vuole applicare, lo dico così è chiaro, nessuno vuole sminuire, vuole effettuare una diminuzio, vuole svilire, vuole marginalizzare il tema della violenza sulle donne. Lo dico e lo ripeto, così tanto per fortuna ci sono i verbali, rimarrà agli atti. Io credo che sfugga sia l'aspetto tecnico, formale, giuridico, che l'aspetto sostanziale. Sul piano tecnico, giuridico, questa delibera di cui si chiede questo emendamento prende le mosse, nasce da una legge che parla di persone. Allora, se dobbiamo accentuare la valenza, lo stigma nei confronti della violenza alle donne, dobbiamo cambiare anche il titolo della legge da cui prende le mosse la delibera. Allora chiamiamo la legge, la dobbiamo chiamare non più reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva, e non dobbiamo parlare di inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, ma dobbiamo parlare di donne escluse dal mercato del lavoro. Delle due l'una, tertium non datur, dicevano i latini. Delle due l'una, decidiamoci. Se poi voi ritenete che le persone e le donne siano due entità distinte, io oggi apprenderò, tra le tante cose, un fatto nuovo, me ne arricchirò culturalmente e capirò che le donne sono un'entità e le persone sono un'altra entità. Grazie. Va bene la precisazione, Presidente? Sono stato nei tempi. È stato nei tempi, consigliere Gatta, ma... Passiamo al voto. Talvolta, sai, il problema è la percezione delle battaglie. No, basta, avete detto tutto. Votiamo. Ah, consigliere Mazzarano, prego, non l'avevo visto. Io francamente ho qualche difficoltà a comprendere il ragionamento del consigliere Gatta. No, per una semplice ragione, perché la premessa del consigliere Gatta dovrebbe spingere innanzitutto l'assessore al welfare a modificare il regolamento sul reddito di dignità, perché mi par di capire che il tema delle donne sottoposte a violenza sia diventato uno dei temi di cui il sistema di welfare della regione si occupa, perché lo considera un soggetto fragile. Lo stiamo facendo anche nella riforma delle residenze popolari, cioè si considera l'accesso alle donne vittime di violenza come ad una categoria fragile. Quindi anche nel regolamento sul reddito di dignità, secondo me, parlare di donne vittime di violenza anziché di persone vittime di violenza è la cosa più auspicabile, è la cosa più precisa, che dà l'indicazione su una categoria debole. Presa da questo verso, la valutazione, il ragionamento di Gatta ha un senso, perché lui mette in evidenza una contraddizione. Se mette in evidenza una contraddizione tra il regolamento e la determina, ha ragione. Se invece utilizza questa contraddizione per superare a piè pari il tema grave del femminicidio e della violenza di genere, che la Regione Puglia considera come un elemento a cui andare incontro quando si tratta di
o sostenere attraverso il reddito di dignità, oppure consentire corsie preferenziali per l'accesso alle case popolari, a quel punto io penso che delle due l'una. O l'assessore prende atto di questa contraddizione e introduce una modifica al regolamento sul reddito di dignità, ma senza mettere in discussione la sacrosanta giustezza del principio che le donne vittime di violenza sono un soggetto fragile, che questo concetto non può essere frainteso con le persone vittime di violenza, e questo va chiarito sia nel regolamento che nella determina in questione. Grazie consigliere Mazzarano. Allora, per una precisazione ha detto assessora Barone, prego. Infatti, forse io non sono stata chiara, ma che succede? È stata scelta, non lo sono stata scelta io, ma con l'assessore Ruggero qualche anno fa, di dar vita a questo reddito di dignità per le donne vittime di violenza, quelle che andavano a denunciare. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando di aiutare un target specifico, che in questo caso è necessariamente le donne, poiché ci sono i centri antiviolenza che favoriscono e fanno sì che quando le donne denunciano rientrano in questo target, di cui parla poi la delibera, questo target fa sì che queste donne possano assumere, rientrare in un processo e in un progetto specifico per loro, perché queste perdono le case, spesso non hanno il lavoro, spesso hanno i minori, quindi è tutto, quindi non si può parlare di persone, poiché sono, questo RED, come ha spiegato bene il consigliere Mazzarano, è legato, questo RED, questo è un target specifico perché è necessariamente dovuto alla denuncia che c'è da parte delle donne, che spesso volentieri invece non è come attuata. Quindi è normale che laddove il RED si rivolge alla platea tutta, fra cui anche gli uomini, come abbiamo detto, che sono in situazioni economiche disvantaggiate, quelli che si sono divorziati, quelli che devono, appunto, hanno difficoltà e fragilità socio-economiche, qua abbiamo deciso un ulteriore target dove rientrano le donne, che è il reddito di dignità per le donne che hanno denunciato. Quindi è anche uno stimolo a denunciare, è uno stimolo ad attivare questi percorsi personalizzati laddove hanno le donne sono in forte difficoltà. Grazie. Bene. Non sono abituata a fare considerazioni intervoto, diciamo, però oggettivamente questa è una situazione difficile. Nessuno di noi vuole scegliere tra persone vittime di violenza. Il tema è proprio la grandezza del fenomeno della violenza sulle donne, come tutti avete detto giustamente. Passiamo al voto. Quindi ecco, è veramente difficile, nessuno di noi, nessuno, sono sicura, nessun consigliere vuole distinguere tra persone vittime di violenza. Sono i fatti che parlano. Tutte le persone hanno diritto di essere difese, assistite e accompagnate. Ma i fatti parlano, ecco. Passiamo al voto. La votazione è aperta. No, no, sono violenze. La votazione... No, no, la votazione è evidente. La votazione è chiusa. Presenti 30, votanti 30, favorevoli 11, contrari 19, la mozione è respinta. Adesso dobbiamo tornare alla mozione che abbiamo rinviato per la verifica, per la condivisione tra il Presidente Pagliaro e l'Assessora Mauro Di Noia. E la mozione numero 13, se non erro? Sì, la mozione numero 13. Allora, c'è un emendamento sostitutivo dell'impegno. Presidente Pagliaro, ci sei? Pagliaro. Presidente Pagliaro, è la mozione che sostituisce l'impegno
con la seguente affermazione: impegna la Giunta della Regione Puglia a sollecitare ANAS a rispettare il cronoprogramma per evitare la perdita dei finanziamenti previsti e ad invitare il nucleo di valutazione a rivedere la valutazione dell'analisi costi-benefici affinché si possa realizzare il definitivo completamento della strada statale 7 Ter Bradanico Salentina con la realizzazione della strada a quattro corsie Lecce-Taranto, imprescindibile per congiungere due capoluoghi di provincia tanto importanti, sostenendo la richiesta di tutte le amministrazioni provinciali e locali. Benissimo, allora, se non ci sono interventi passiamo al voto dell'emendamento soppressivo e sostitutivo. Sostitutivo. La votazione è aperta. Siete stati bravissimi. Ah, al microfono, scusate. E quando si realizzerà questo? Beh, adesso l'assessora ci mette l'impegno. Noi mandiamo questa mozione. Sulle infrastrutture il PNRR agisce parecchio. La votazione è chiusa. Va bene. Ah, ok. E rinviamo quindi a dopo le tue, se dovessero venire. Presenti 33, votanti 33, favorevoli 33, l'emendamento è approvato all'unanimità. Adesso votiamo tutta la mozione, la votazione è aperta. Ma però... Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti? La votazione è chiusa? Presenti 31, votanti 31, favorevoli 31, la mozione è approvata all'unanimità. Quindi così abbiamo approvato la mozione 13, abbiamo già approvato la mozione 14, abbiamo respinto la mozione 15, mozione 16. Tupputi. Lavori di completamento strada provinciale 3, Minervino Spinazzola, con l'assessora Mauro Di Noia. Prego, Presidente Tupputi. Si è superata perché sono già state poste in bilancio. Perfetto. Mozione Paolo Dell'Erba, numero 17. Chiedo scusa? Volevate dire qualcosa? No. Mozione numero 17, impegno della Regione Puglia. Ma vuole intervenire... va bene. Mozione 17, impegno. Puoi intervenire? Allora, scusate, allora se dobbiamo ritornare indietro e discuterne. Al microfono. La facciamo al microfono? Ok. Allora, assessora Mauro Di Noia, sulla mozione presentata da Giuseppe Tupputi ed altri. Prego. Sì, grazie Presidente. Questa è una mozione che non interessa il mio assessorato perché è seguita dalla sezione lavori pubblici quando sono state separate le competenze. La delibera che è richiamata nella mozione, che è del 2014, del 5 maggio 2014, è stata appunto redatta dalla sezione infrastrutture e quindi della sezione trasporti, ma solo perché erano unificate le competenze con i lavori pubblici. Noi abbiamo provato con il dirigente ad avere delle informazioni in merito alla realizzazione di questa strada provinciale, l'unica cosa che ci è stato detto è che da aprile 2021 è stata presentata alla sezione programmazione unitaria una scheda progetto finalizzata alla candidatura a finanziamento per il fondo sviluppo e coesione per il residuo 2014-2020 e l'anticipazione 2021-2027. E sappiamo che è stata firmata una convenzione con l'agenzia regionale Asset, quindi tra Asset e la provincia BAT, in data 24 agosto 2021, che appunto ha redatto la progettazione definitiva dell'opera e attende di definire alcuni aspetti residuali di natura tecnica ed economica proprio con la provincia BAT.
questo è quello che ci è stato riferito da Asset, perché abbiamo fatto un approfondimento, però poi abbiamo diciamo, verificato la competenza e dei lavori pubblici. Grazie, tutto bene? Ha chiesto di intervenire, prego, consigliere Tupputi. Presidente Tupputi. Avevo annunciato che era superata, proprio perché avevo seguito personalmente con l'assessore piemontese tutto l'iter burocratico in sinergia con la provincia BAT. Ecco perché avevo attestato che era già superata. Grazie. Bene, allora andiamo avanti. Mozione numero 17, Paolo Dell'Erba, c'è? Sì, prego. Aspetti un attimo che, siccome qui si parla di sanità, l'assessore Palese ha chiesto di potersi assentare un po' di tempo perché c'ha una conferenza accanto. Quindi, ma ritorna. La rinviamo. Quale? Sì, la numero 2, certo. Ah, ecco, giusto, con l'assessore Pentassuglia. Allora, la richiamiamo senz'altro. Assessore Pentassuglia, la numero 2, Paride Mazzotta ed altri proponenti. Ristori aiuti per il comparto agricolo. Vuole relazionare, consigliere Mazzotta? Presidente Mazzotta? Parliamo di un po' di tempo fa ed era un periodo in cui purtroppo le gelate avevano distrutto le nostre campagne, avevano creato diversi danni. Questa mozione si chiede di poter individuare gli strumenti finanziari per aiutare gli agricoltori che avevano subito danni ingenti delle gelate. Grazie. Giulia. Grazie Presidente. Sì, è datata 2021, nel frattempo abbiamo determinato intanto le richieste, come per procedura con delibera di giunta regionale al Ministero, dei danni che nel 2021 per le diverse vicende abbiamo purtroppo subito e avuto, e per quei comuni per i quali non c'era stato il riconoscimento perché la percentuale della produzione media lorda vendibile non era nei parametri dettati dalla 102, abbiamo determinato una posta in bilancio che di fatto un mese fa ha prodotto anche il bando perché questi comuni possano. Quindi abbiamo messo insieme una serie di azioni per tutto il 2021 che hanno guardato a quelli che sono stati i diversi fattori che hanno influito. Grandine, gelo, cioè tutte quelle che sono le avversità atmosferiche. Mi permetto di sottolineare da questo punto di vista che proprio in queste ore stiamo trattando invece in maniera molto forte con il governo quello che è il riparto di risorse rispetto agli indennizi, perché la 102 noi contribuiamo per il 42% di risorse ma ne prendiamo molto meno, siamo intorno al 12%, quindi abbiamo chiesto di regionalizzare questa misura perché abbiamo bisogno di molte più risorse, anche perché molte delle colture sono assicurabili e qui il tema, come ho avuto modo di dire venerdì pomeriggio a un convegno a Lecce, sulla assicurabilità di alcuni prodotti e di alcune colture è il fatto che i danni che noi rifondiamo sono veramente molto molto al di sotto di quello che è il valore della produzione. Quindi siamo in una fase molto delicata di cambiamento climatico che impatta notevolmente e non a caso stiamo producendo un lavoro per la nuova programmazione su cui abbiamo avuto il riparto del fondo appena lunedì scorso, ma sarà la grande sfida che da domani attiveremo con tutto il partenariato economico e sociale sui nuovi sistemi di impianto, anche i nuovi sistemi di copertura e di utilizzazione di queste nuove tecniche che mettono al riparo le nostre coltivazioni di qualità e di eccellenza. Quindi è un mix, un rapporto integrato che ha visto i bandi per quelle che sono le diverse misure, tanto nazionali quanto quelle regionali, che, ripeto, purtroppo non
daranno il ristoro a tutta l'attività, però come stiamo dimostrando in questo ultimo periodo, stiamo sollecitando il governo a che si faccia carico di questa operazione come quella che purtroppo stiamo vivendo dell'aumento del costo del carburante, del gasolio, delle materie prime che poi impattano sulla vita delle aziende. Prego. Grazie Assessore. Presidente Mazzotta. Grazie Assessore. È chiaro che, diciamo, essendo la mozione datata, è stata abbondantemente spiegato da lei quello che è stato fatto nel corso di questo tempo. Quindi, Assessore, vorrei concordare con lei, la porto comunque a votazione o ritiene, insomma, che sia superfluo? Per me, diciamo, io... Quindi anche perché la mozione è vecchia, le considerazioni praticamente esposte sono state tanto condivise da parte della Giunta che... Va bene, okay, va bene. Grazie. Andiamo avanti allora. Adesso la parola al Presidente Pagliaro per la mozione numero 20, ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 274 Salentina Meridionale, Gallipoli, Santa Maria di Leuca. Prego. Torniamo spesso e volentieri sul tema delle infrastrutture e sui trasporti nel Salento. Questa mozione la presentai a giugno dello scorso anno, all'indomani dell'ennesimo incidente avvenuto sulla strada statale salentina che collega Gallipoli a Leuca. Parliamo della 274, non stiamo parlando della 275, dove anche lì potremmo stare qui a parlare per un consiglio regionale intero. Parliamo della 274, che sarebbe la Salentina Meridionale, una strada insicura, insidiosa, che in molti tratti non ha ancora neanche il guardrail. Non può essere lasciata in condizioni da terzo mondo una statale tanto importante per collegare il Sud Salento, frequentata in questo periodo in maniera proprio esponenziale da moltissimi turisti. Ecco perché ho presentato questa mozione, per chiederne la messa in sicurezza e la realizzazione delle 4 corsie su tutto il percorso di circa 42 chilometri. Se si escludono gli interventi di ammodernamento della metà degli anni 90 sul tratto Gallipoli-Taviano e la rettifica della curva allo svincolo della Baia Verde, oltretutto molto pericolosa, per chi conosce questa strada sa quanto sia pericolosa quella curva allo svincolo per la Baia Verde, che è stata realizzata tra il 2011 e il 2014. La statale 274 è rimasta così com'era, corre a 4 corsie fino a Taviano e poi prosegue a 2 corsie fino a Santa Maria di Leuca. Con la mia mozione impegno la Regione a farsi promotrice presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS per ammodernare questa strada che ormai è una mulattiera. Non mi stancherò mai di ripeterlo: senza collegamenti moderni e sicuri il Salento non ha futuro. Ecco perché chiedo all'assessore Mauro Di Noia e all'intera Giunta di farsi parte attiva per rimediare a decenni di ritardi e disattenzione nei confronti delle strade salentine. Grazie. Grazie. Oggi c'è una... vuole intervenire? C'è una sinergia tra l'assessore Mauro Di Noia e il presidente Pagliaro, non comune. Allora, intanto volevo dire che l'intervento sulla 274 non era previsto né nel piano attuativo del piano regionale dei trasporti 2015-2020 e nemmeno nel nuovo piano attuativo. La motivazione è che ANAS ritiene che invece la realizzazione della 275, che è già finanziata con 400 milioni di euro ed è già in uno stato di progettazione esecutiva e tra l'altro anche commissariata, costituisce un'ottima modalità di accesso alla parte meridionale della penisola salentina e quindi le due arterie, la 275 e la 274, sono infatti subparallele e distano tra loro pochissimi chilometri
per trovare poi il loro punto di raccordo a Santa Maria di Leuca. Questo è il motivo per il quale non è presente nel piano attuativo e questo è il motivo per il quale ANAS non ha previsto la realizzazione dell'ultimo tratto, quindi quello che collega di collegamento fino alla parte meridionale. Ciò premesso, si condivide l'opportunità di verificare le condizioni di criticità della 274 e di prevedere, laddove fossero necessari, interventi di messa in sicurezza. L'impegno chiesto dalla Presidente Pagliaro alla Giunta è appunto quello di attivarsi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della 274 e, interloquendo con ANAS invece e con il Ministero delle Infrastrutture, per la progettazione e reperimento dei fondi necessari a realizzare il tracciato su quattro corsie. Io ho già spiegato le motivazioni per le quali insomma, ANAS non ha presentato un progetto in tal senso e non è stato chiesto nemmeno dalla Regione Puglia, proprio perché sono due opere molto vicine che hanno lo stesso obiettivo. Però io non voglio dire, io accolgo la richiesta del Presidente Pagliaro, perché insomma, si tratta soltanto di interloquire con ANAS e il Ministero per un'eventuale progettazione e reperimento dei fondi e soprattutto condivido la prima parte, che è quella rispetto alla messa in sicurezza della 274. Quindi il parere è favorevole. Grazie, bene. Consigliere Gabellone, prego. Sì. Grazie Presidente. Io mi permetto, sostenendo l'iniziativa e condividendo l'iniziativa del collega Pagliaro, di invitare l'assessore Mauro Di Noia a venire e a percorrere la 275 e la 274. Dissento, conoscendo il territorio, dalla impostazione di ANAS, che è quella di considerare le due arterie sovrapponibili, perché, come la Presidente Capone conoscerà allo stesso modo molto bene, sono due cose completamente distinte e distanti, Assessore. E quindi la invito a non seguire l'impostazione di ANAS, perché è un'impostazione strampalata e non corrispondente alla realtà. La 275 è una strada, è un'arteria che interessa una parte di territorio completamente distinta, con comunità, con collegamenti tra comuni che sono su un versante. La 274 riguarda un percorso completamente diverso. Qualche anno fa, da Presidente della Provincia, ma parlo di un po' di anni fa, a proposito della lentezza con cui si andava realizzando almeno la fase progettuale della 275, l'allora presidente di ANAS Ciucci mi invitò ad una proposta che io ritenni non accogliere, cioè quella di trasferire le risorse proporre il trasferimento di risorse dalla 275 alla 274, che era molto più semplice da realizzare perché evidentemente l'attraversamento dei comuni è molto limitato, almeno nella parte necessaria agli espropri e quindi all'allargamento delle quattro corsie. E l'allora Presidente Ciucci di ANAS era assolutamente convinto della necessità e dell'urgenza di portare alle quattro corsie la 274 per un motivo molto semplice, perché, e questi dati li può rilevare lei perché sicuramente ha tutte alle strutture a disposizione, i tecnici a disposizione, quando si passa dalle quattro corsie alle due corsie, così come la 274, gli incidenti sono sempre frontali e mortali, per cui le vittime che miete la 274 sono sempre costantemente numerose ed in crescita. Quindi veramente senza alcun intento ironico, mi lasci passare questo termine, decida lei
quando, assessore, quando voler fare una passeggiata nel Salento, e noi percorreremo la 275 e la 274 e si renderà conto che completando, realizzando la 275, completando, allargando la 274 rispetto alla quale la possibilità di farlo in tempi brevi senza tutte le criticità incontrate dalla 275 è veramente favorevole, lei si renderà conto che un anello circolare che consentirà la mobilità nel Salento accorciando le distanze, non mi ero accorto, qui c'è l'assessore, anche l'assessore Dellinoci che conosce anche lui molto bene la realtà, e quindi possiamo, io mi auguro che il governo regionale, a differenza di quanto fatto sino ad oggi, e cioè di non aver insistito nella esigenza e nell'opportunità di far cambiare idea ad ANAS, anche rispetto a quelle che era la precedente impostazione, voglia invece prendere una posizione chiara, netta, recuperando risorse e progettualità per dare al Salento quella necessaria attenzione per le infrastrutture rispetto alle quali 275 e 274 sono assolutamente fondamentali. Grazie. Grazie a lei, consigliere Gabellone. E io ribadisco però che l'assessora ha dato parere favorevole alla mozione. E le precisazioni fatte dal consigliere Gabellone sono importanti con riferimento proprio al rapporto con ANAS. Devo dire che nessuno di noi nasconde una certa stanchezza relativamente alla reiterazione di queste richieste che sono evidenziate dai fatti e da quello che accade su queste opere, e nonostante ciò vediamo un atteggiamento contrario o quantomeno dilatorio. Quindi apprezziamo molto il parere favorevole. Prego, Presidente Pagliaro voleva dire qualcosa? Ok, allora votiamo, prego. La votazione è aperta. Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti? No. Presenti 21, votanti 21, favorevoli 21, ma non siamo 23. Allora, tra un'ora la votazione è chiusa, ci aggiorniamo tra un'ora tutti qui. Ci siamo però detti che oggi dovevamo... Tra un'ora? No, lo dico perché... Tra un'ora ci rivediamo in ogni caso. Tra l'altro io ne approfitto prima che ci lasciamo in questo fuori voto. La assessora Mauro Di Noia mi ha fatto presente che il tecnico, il professore Cinieri, che è il consulente... Ciurnelli, che è il consulente della regione con riferimento al piano regionale dei trasporti, ha dato come data per riferire tecnicamente sul piano, come richiesto da questo consiglio, la data del 13 luglio. Quindi il 13 luglio potremmo, se ritenete, fare l'incontro complessivo del Consiglio con l'assessora Mauro Di Noia, la Giunta e il professor Ciurnelli, e poi fare magari le leggi, perché le leggi sono veramente tante, e il 26 io temo che sia una giornata insufficiente
per fare il grande numero di leggi che sono state licenziate. Certo non è molto carino dirci questa cosa dopo che è mancato il numero legale, però io ne ho approfittato per darvi anche la dimensione dei lavori da compiere. Prego. Siamo a seduta chiusa, informazioni che ci stiamo facendo. Di fare una riflessione sulla opportunità della modifica del regolamento piuttosto che dello statuto per evidentemente prevedere qualche penalità. Apri posti. Che si vota. Dobbiamo riprendere dal voto. Un momento. C'è qualcuno fuori? Vabbè. Ho visto la tua rima. Vado a baciare la cartina, l'unica donna viva della mia vita. La votazione è aperta. Bravo. Votiamo. Bravo, bravo. Votiate. Che hai visto? Che dobbiamo votare? Era favorevole il parere del governo, no? Com'è il parere? Com'è il parere del governo? Il parere del governo qual era? Ah. E lui non c'è? Lui chi? Pagliaro. Pure il voto mio pratica. E il consiglio sulle mozioni, io vorrei fare un appello, diciamo, alla minoranza. Non lo dico nemmeno, ma è sulle mozioni, quindi è un interesse anche della minoranza. E poi faccio l'appello. E a chi lo faccio l'appello dopo il voto? Lei certe volte, Presidente Zullo, è proprio, diciamo, geniale. Ecco. La votazione è chiusa. Venti. Ehi, non ve ne andate? Allora, ci vediamo domani mattina alle ore 11. Per riprendere il consiglio, si riprende da questa. Il consiglio è tolto, la seduta è tolta.